Wow, ci siamo tornati. Come vedete, io ho questa cosa, questa barbona, questa roba, questa... Come puoi dire anche ma... Io vedo Ale molto bene, però. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Bene, bene, ho fatto weekend. Tra l'altro ringrazio e saluto gli amici che mi hanno scritto da Catania. Ero a Catania e mi hanno scritto in tanti da Catania, dalla Sicilia in generale. Quindi è sempre un piacere girare, tra virgolette, e trovarvi numerosi che scrivete, che volete bere un aperitivo, che volete salutarci semplicemente. È sempre una bellissima cosa. Ludovico, ti vogliamo più attivo su YouTube, ragazzi. In realtà ero attivissimo fino a questa sosta forzata, capirete perché nel prossimo video, che spero esca a breve, non dico domani ma dopodomani sicuro, ho avuto un po' di problemi in cui siete quasi tutti coinvolti, insomma, in giro per l'Italia. Tra l'altro ho visto la mia regione, invece l'Umbria, in testa fra le problematiche di questo tipo. Io sono salvo, ma intorno a me si è stata fatta terra bruciata e quindi io continuo a fuggire. E un giorno mi prenderà, ma non è questo il giorno, not today. Per ora no. Esatto, quindi non ero in ritardo, ragazzi, ma sono emigrato in vari posti cercando di fare quello che possiamo fare. È stato molto bello l'altro giorno mandarvi in onda direttamente dal letto di mio fratello a casa dei miei. È stato molto bello vedere Fabrizio Romano e Gugli in onda da un lettino mentre tutto funzionava, tra l'altro, perfettamente in questa situazione un po' così. Ciao raga, come state? Penso di aver risposto. Era ora, mi siete mancati come il pane, ragazzi. Che tra l'altro è un carboidrato, quindi attento, te lo dice uno che comunque deve stare molto attento. Ludo Beck, questa non è male. Ludo Beck dopo il Pogback. Dopo il Pogback. Senti, andiamo così, poi magari vediamo anche che ci dicono in chat. Vi ricordo, ragazzi, chiedeteci quello che volete. Prima ora un po' per tutti, dalla seconda chiudiamo la chat solamente per gli abbonati, quindi consigli un po' più ristretti. Allora, c'è dell'entusiasmo sul ritorno ovviamente di Pogba. Faccio l'avvocato del diavolo. C'è chi dice ma ci ho avuto tanti infortuni. E a chi chiederlo se non a te? Cioè, sotto il profilo della diciamo tenuta fisica, perché dice negli ultimi 3 anni ha saltato, penso, più di 70 partite. C'era un confronto che diceva Dybala 40, come di Dybala non l'abbiamo visto mai. Pensa quello che ha saltato allora, quasi questo qua è un grandissimo cavallo, tra virgolette, è una cosa che dicono tutti gli juventini, Ludo. Okay. Nel senso che vedo tutti che dicono non diamo 10 a Dybala, diamo 10 a Pogba. Diamo via Dybala perché non dava garanzia fisica, arriva Pogba che... Allora, è normale che gli juventini, tra virgolette, soprattutto quelli più affezionati a Dybala, mettiamola così, dicano questa cosa. Secondo me, come dicevamo già altre volte nelle varie analisi che facevamo, quando ancora non era una certezza il ritorno di Pogba, non era ufficiale, eccetera, eccetera, l'ambiente fa tutto. Cioè, ci sono quei giocatori che quando sono a casa e psicofisicamente stanno bene, poi rendono al 100%. Per me questo è il caso di Pogba, nel senso non ha avuto mai t'ho perso sì, Ale. Ecco. Ti senti? Ora sì, dicevi è il caso di Pogba? No, non ha mai avuto problemi seri a livello di ginocchia, di crociati, di cose di questo tipo. Quindi io sono abbastanza fiducioso sulla condizione fisica. Più mi non lascia perplesso, ma mi faccio qualche domanda in più sul ruolo, nel senso, e vi spiego. Chiesa torna, magari non subito, ma torna. Di Maria è arrivato ufficiale, voluto fortemente. Vlahovic, intoccabile. Zaniolo lo stanno trattando, fanno sul serio. E comunque, cioè, il fatto che la Juve lo voglia non è un mistero. Che piani ha la Juve proprio qua? Perché io spero di non vederlo mai nei due in mediana. Certo. Però il fatto che vogliono Zaniolo, che è un trequartista puro, io non penso Zaniolo mezzala, perché non l'ha mai fatto nemmeno alla Roma. Mancini ha detto lo può fare, eccetera, eccetera. Però mi sembra un po' una forzatura un centrocampo con Zaniolo e Pogba da mezzali, ecco. Ma tu non pensi che però con Chiesa comunque rientra da un infortunio, no? Mancini... Di Maria gioca sempre a destra. Magari giocandolo comunque di là. Oppure mezzala. Zaniolo mezzala. Non lo so. Non sto capendo. Io sono d'accordo, è che io non vedo né Zaniolo
né chiesa, nessuno a fare il trequartista centrale, capito? Cioè, bravo, punto, no, tra quelli più tanto di tutti valeva tenere Dybala. Forse più Zaniolo di Di Maria, mi viene da dire. Sì. Però come te, anch'io dico non propriamente, ecco, tra virgolette. Quindi hanno qualcosa in cantiere che noi ora non sappiamo, che non stiamo capendo. E quando ci o magari un cambio, o magari è semplicemente un discorso di ricambio. E chi tieni fuori? Uno a turno resta fuori. Con non è facile, è tosta. Voglio capirci bene qualcosa sul ruolo di Pogba, ecco. È la cosa più importante di tutte, tra virgolette. No, dai, non voglio credere al Pogba. Se no, vogliamo veramente, come dice Gazzola, la M al mantra. Cioè, se sta nei due, vogliamo la M al mantra. No, ma neanch'io voglio crederci, onestamente. Sì. Però, cioè, la direzione che indica il mercato ti porta a pensare che o c'è qualcosa che non sappiamo, tra virgolette, sul modulo, eccetera, eccetera. Oppure vedremo. Sì, per me Zaniolo nel tridente al posto di Chiesa di Di Maria a fare il ricambio, cioè a fare uno fuori, uno dentro. Ci sto. Pogba è Mancini, già Mancini a sinistra con Allegri non ha mai giocato, però vedremo. Teoricamente 4-3 Zaniolo alla destra, dove però c'è Di Maria e giocherà sempre comunque. È quello che stiamo dicendo, infatti. Appunto. Solita domanda che ci rimbalza quest'anno: preferite Asta prima o dopo il mercato? Io ho già risposto, non c'è preferenza, quando trovate modo di farla fatela. Diciamo che per me l'unica cosa che ha poco senso sarebbe farla col mercato aperto e il campionato iniziato. Ecco, quella è l'unica cosa che secondo me ha meno senso, però se vi trovate tutti solo il 25 agosto la fate il 25 agosto col mercato iniziato e il mercato aperto, col campionato iniziato e il mercato aperto. Questo secondo me la prima cosa è quando vi trovate. Al secondo posto c'è, sì, la farei o prima o dopo il mercato, non in mezzo. Sì, esattamente, io come te, Ludo. Anche perché Chiesa ci vorrà un po' prima che torna al top, sì, esatto. E come vedete, due flop dell'anno scorso, come De Vrij e Mancini quest'anno. Io Mancini ha rinnovato, notizia ufficiale, quindi ha rinnovato con la Roma. E io lo vedo anche meglio di De Vrij. Esatto, segnale comunque importante. De Vrij, ragazzi, bisogna sempre capire il discorso Skriniar, nel senso se esce Skriniar, tra virgolette, De Vrij può rimanere. Se non esce Skriniar, può tornare in ballo anche la partenza di De Vrij, ecco. Mancini non farà più parte della mia rosa, ecco che c'è il trauma. Pogba, neanche della mia, se devo essere sincero, Ludo. Pogba, Milinkovic, Pellegrini, Di Maria, tutti i primi slot. Io non penso che Di Maria c'è il grande rischio che venga listato attaccante, ragazzi. E quindi gli altri tre, secondo me, sì. Ok, Dodò della Fiorentina, come lo vedete? C'era Fabri che si è esposto settimana scorsa, anzi venerdì, dicendo che lo vede molto bene anche per il prezzo pagato. Tu come lo vedi, Ale? E io mi fido di Fabri su queste cose, perché chi meglio di lui sul calcio internazionale, onestamente. E se io sono un po' più focalizzato, tra virgolette, sull'Italia, così poi vabbè, la Premier, questi massimi campionati qua, ok, però sul calcio internazionale Fabri numero uno, quindi io mi fido ciecamente di lui, ecco. Sono andato a vedermi un po' di video, così quello che si può reperire, tra virgolette, ed è un giocatore che mi ispira. Forse un po' leggerino fisicamente, quello che vedo. Sì, però comunque sono quelli che, se imbroccano la stagione giusta, tra virgolette, Ludo, possono fare veramente bene. Beh, d'altronde l'abbiamo iniziato l'anno scorso, no? Parlando dei giocatori da primavera, in un campionato come quello di quest'anno, in cui si inizia ad agosto, il giocatore da primavera è anche il giocatore d'agosto. Cioè, se penso alla Fiorentina, io penso a Nico Gonzalez, Dodò ora in questo caso, tutti i giocatori piccolini che quindi entrano in forma presto e forti tecnicamente in un campionato che avrà dei ritmi veramente imbarazzanti per il bravo 4-5. E magari i primi due mesi, tra virgolette, fanno il botto. Esatto, cioè camminando praticamente, avendo un più l'accelerazione che gli altri non hanno, possono fare molto bene. Io non penso che Nico Gonzalez sarà listato C. Non sarebbe, penso, comunque un primo slot per me. No, una cosa, a meno che non tenga i rigori, ecco, perché se tiene i rigori, sì, da centrocampista, sì. Per me rischiamo. Poi ovviamente dici tu, sono tantissimi i primi slot a centrocampo. Bravo. Certo. Quindi non potrà esserlo. Però comunque, ragazzi, non immaginatevi, secondo me, delle retrocessioni.
cioè a livello di ruolo. Cioè non immaginate delle A che diventano C, è molto più facile il contrario di base, che un giocatore che listato a centrocampo, ma perché ve ne siete accorti anche voi, l'anno scorso eravamo poveri di attaccanti e pieni di centrocampisti, c'è anche un discorso di equilibrio del listone. Se sono tutti centrocampisti, dopo gli attaccanti non li abbiamo. E quindi certo, immaginatevi più delle, degli avanzamenti di ruolo più che delle retrocessioni. Dovrebbe essere veramente difficile vedere una cosa del genere. Jovic può essere un top, sì, però penso che sia uno dei non più in hype già proprio da subito. In chi magari segue il Fanta, secondo me, cioè se giocate con ragazzi che seguono poco, quindi veramente amatori, ok, può essere un colpo, ma se già qualcuno segue un po' il calcio, Jovic non passerà mai inosservato. Cioè deve fare, esatto, secondo me deve fare 15 gol per la cifra che verrà pagato, perché secondo me molto importante, bravo, è capire, Ludo, quanto arrivare a spendere per Jovic. Secondo me, secondo me non esce a meno di 40-50 crediti in nessuna lega in cui qualcuno ne sa qualcosa. Ok, ok, va bene. Cioè, secondo me viene pagato da secondo slot. Ok, ok, vabbè. Che per me ci sta. Sì, nel senso ci sta, però sai... Ci è stato anche, cioè, tra virgolette, abbastanza basso come cifra. Pensavo dicessi... però, secondo me... No, no, rischia di andare pure più su. Però, per me lo paghi da secondo slot proprio dato. Cioè, non lo paghi da terzo. E il fatto è che si porta dietro l'incognita del... cioè batte i rigori, perché se batte i rigori allora siamo sul secondo slot pieno all'Arnautovic, no? Per inquadrare un giocatore magari simile come possibilità di bonus. Dice 50 crediti anche poco, ma se io devo pagare 80 crediti, uno che comunque in teoria c'ha un ballottaggio, che sono due anni che comunque non fa benissimo, che non tira i rigori solamente perché... Sai, io ci penso a pagare 80. Per me ha ragione Chris. Per me Ludo sei stato bassino come prezzo, però è il prezzo che io metterei. Ha ragione lui. Chris l'ha detto giustamente. No, appunto. Sì, non, anch'io non li metto più. Va di più, perché per me va a 70-80. Perché comunque la Fiorentina è una squadra che crea tanto, segna, italiano in generale, gli attaccanti li fa rendere bene. Però discorso ballottaggio, come dici tu, discorso condizioni fisiche, discorso eccetera eccetera, il prezzo giusto per me è quello che hai detto tu. No, poi soprattutto i rigori, cioè nel senso che cambia un po' tutto. Ludo, quando parli di slot intendi non fa... Beh ragazzi, si parla quasi sempre di 8-10, a 12 il discorso cambia, nel senso non... Ci regoliamo sempre sugli 8-10, ma non perché siamo stronzi noi, perché siamo fissati noi, perché la maggior parte delle persone che giocano a fantacalcio gioca 8-10, ma io parlo di maggior parte nel senso di quasi percentuali proprio incredibili, cioè si parla dell'80-85% delle leghe sono a 8-10 crediti, quindi chiaramente se parliamo a chi gioca al fantacalcio cerchiamo di parlare alla maggioranza di chi gioca, a 12 è sempre un altro discorso. Si parla sempre di Fanta, esatto, ad 8-10 500 crediti, più o meno. Questo è il range. Voi siete 16 quest'anno, ma siete un'eccezione. È giusto che tutti coloro che sono un'eccezione siano consapevoli di essere un'eccezione, che è una cosa che capita spessissimo. Non so se anche a te, Ale, ogni volta che dici qualcosa, cioè, ma noi... ho capito, cioè, a noi... infatti, è bello anche che ci siano le eccezioni, però... Taratevi sempre sul... cioè, è giusto anche specificare i discorsi che noi facciamo sull'8, 10, 500 crediti e poi rapportateli alle vostre leghe, come diciamo sempre. Cioè, ragazzi, a 16 qualunque cosa... È chiaro che in un Fanta di Firenze Jovic andrà ad un prezzo diverso rispetto al Fanta a Milano, Roma, Napoli. Anche quello fa tantissimo. Beh, come le differenze di prezzo di Immobile, Abram, Origi, Giroud, Lukaku, a seconda di dove sei. Cioè, è chiaro che l'anno scorso Abram, dalle mie parti, si pagava molto di più che dalle tue parti, secondo me, vedi? In percentuale. Perché il prezzo giusto alla fine è quello pagato nelle tue parti. Sì, esatto. L'affare è stato quello di chi l'ha preso a 70, 80, 90. Ecco, chi l'ha pagato come da me 120, 130, 135. Alla fine l'ha solo pagato il suo. Ecco, non ha fatto l'overperform. Senti, questa ci chiudeva Gugli l'altro giorno, parlando della famosa coppia con Cabral di Jovic. E lui ci ha detto, mi ricordo che Gugli diceva: se Cabral lo prendete a 1-2 crediti, sai, io quasi quasi me lo metto in cascina. Tu che ne pensi, Ale? Lo prendi comunque oppure viri altrove?
Io la penso come Guli. Come Guli, cioè, ti fai la coppia. Sì, dipende dall'investimento, chiaramente, come diciamo sempre. Cioè, se riesco a portare via Cabral a 5 crediti, io me lo prendo anche, ecco. Ok, ok. Io certo veramente se spendo solo... 60 per Jovic e 30 o 20 per Cabral, mai nella vita, ecco. Sì, sì, diciamo che... Io mi fermo ai 40, 50, to 60, se magari siamo in 10. Bravo. Io do il budget di Jovic, che esatto. È 60. Cioè per me Cabral deve stare nel budget di Jovic. Bravissimo, io la penso come te, assolutamente. Se strappo Jovic a 50, ho fino a 10 crediti per prendere anche Cabral. Se va oltre, se lo prendessero. 60, 65 per Jovic, io li prendo all'istante. Ecco, non direi all'istante, però. Cioè io 60, 65 li prendo e un po' mi rode. Vedi. Cioè, perché poi vedi colpaccio. Un po' come va il resto e tutto, però in generale come ragionamento secondo me è giusto, ecco. E tra l'altro secondo me ve lo faccio anche come premessa, secondo me tutti i discorsi che noi facciamo, ragazzi, da ora a fra un mese, perché poi fra un mese si inizia, valgono appunto per chi fa l'asta prima dell'inizio del campionato, perché poi mai come quest'anno, se si giocano 4-5 partite, il ragionamento che andremo a fare il 5 settembre sarà tutto completamente diverso. Sono proprio due mondi diversi, ma sono proprio due fantacalcio diversi. Esatto, sono due fanta veramente diversi. Perché hai visto anche i prezzi, tutto. Non potrete mai tarare i prezzi di pre-campionato e dopo il mercato, perché veramente c'è in mezzo di tutto, sia in chiave mercato che in chiave campo, tra virgolette. Quindi proprio quest'anno, cioè anche fare i nostri ragionamenti soliti, quanto si è pagato, lì fa tutta la differenza del mondo quando hai fatto l'asta. Però Cabral viene prima e se si fa in alfabetico, che è una cosa, è un metodo che io non ho mai fatto in vita mia, alfabetico. Io l'ho fatto una volta e poi ho detto ma che è sta roba? Ah, ragazzi, cioè, mai fatto. Siamo... A me non piace. Gorista, cioè... Inter, penso che ci siano praticamente zero dubbi, ragazzi, sarà Lukaku. A maggior ragione, visto che l'anno scorso c'è stato quel tram, Ciala, Lautaro, Lukaku toglie i dubbi, tira lui, basta. Comunque c'è un interesse che non muore su questa cosa di quando fare le aste, è una roba che manda in crisi tutti, cioè anche dopo aver fatto 200 live, io ho fatto un video che è uscito su 3 piattaforme, tutte le volte lo ripetiamo da quando è finito il campionato, più o meno diciamo sempre la stessa cosa, quest'anno potete farlo quando vi pare, e ovviamente c'è una preferenza nostra che resta degli anni scorsi, no, del farlo a mercato chiuso, però è così, cioè una preferenza così, io farò l'asta. L'asta in spiaggia di cui tra l'altro abbiamo trovato, posso salutare Mario, che è l'uomo prescelto per l'asta in spiaggia, lui ci ha dato la location, che è un grandissimo fan di Fanta Live, è entusiasmatissimo di fare questa cosa, e quindi lo saluto Mario, e quella la farò prima, però ragazzi, cioè, come dice voi, quando farete l'asta, cioè io resto la mia idea, tu Ale, non so, tu hai un'idea precisa? Io la faccio a fine mercato. E secondo te comunque resta l'idea migliore? No, resta l'idea, okay, in cui riesco a farle tutte e due. Cioè, logisticamente io la faccio con i miei amici di Monza e quindi siamo tutti in vacanza prima, il 13 saremmo in io ci sono, quindi saremmo in 2 o 3 qua su 10, però molte squadre sono a coppie. L'anno scorso eravamo tipo in 16 totale, tra coppie, singoli, e quindi, cioè, farla in 3 su 16 di persone, gli altri online no, quindi la facciamo a settembre e basta. Ma un po' di sole lo prendiamo, ragazzi, a me fa male il sole, poi finisco malissimo, devo puntare su altre cose, insomma il sole non mi aiuta, magari Ale, per me il sole è respingente, insomma. Io ci punto poco. Pessina, buono o possibile flop? E a chi chiederlo se non ad Ale, che è proprio di Monza? Pessina, buono o possibile flop? Dipende cosa ti aspetti da Pessina, secondo me. Ma nel me. Tuo Fanta Pessina... con gli amici a quanto va? Va alto, anche perché ci sono parentele non di primo grado, ma parentele alla lontana di questo tipo, e quindi va alto, sicuro. Io so già che non lo prenderò mai, Pessina. Perché arriverà a cifre, non dico di un top, ma di un secondo slot, sono sicuro al 100%. Io, per me non è un secondo slot, ecco. Dove lo vedi nello scacchiere tattico di Stroppa, per quanto dura Stroppa? Mezzala, mezzalissima. Come nazionale, quindi?
Sì, mezzala Ludo, secondo me sì. Cioè, allora, se sarà il classico 3-5-2, mezzala. Se sarà più un 3-4-2-1 stile Mourinho, tra virgolette, con i due trequartisti dietro alla punta, può giocare ovviamente anche sulle tre quarti. Comunque oscillerà tra mezzala e tre quarti, ecco. Pessina noi a Monza va a 50. Pessina se mi fa 8 gol e 5-7 assist, sì, Monza, lo prendo. A Monza anche secondo me da me va quelle cifre lì, Ludo. Lui dice Pessina se mi fa 8 gol e 5 se lo prendo, ma anch'io ovviamente se lo so prima, se c'ho l'almanacco come Marty McFly, cioè torno indietro. Secondo me possiamo arrivare, lui cosa dice? 8 gol, 5-7 assist. Qui va, cioè lui dice 15 bonus complessivi, no, sono infatti, tanti ragazzi. Sto pensando, secondo me siamo sui tra i 7 più o meno, tra gol e assist, una roba così. Nel senso che pronosticare 15 bonus complessivi, quanti ne ha fatti Perisic? Secondo me manco Perisic l'anno scorso ha fatto 15 bonus complessivi. Per me 7, siamo al numero giusto. Cioè poi se li fa, viva, però insomma. De Zerbi come to Monza, io già ho questo sospetto, sì. Credo a questa cosa tantissimo proprio. Ci sta, Ludo, ci sta, nel senso, non riesco a pensarci. Cioè, proprio dal momento in cui ho letto della risoluzione, anche un po' doverosa, ovviamente, purtroppo per di De Zerbi con lo Shakhtar, no, ci penso. Solo italiani, il gioco, la possibilità di avere una piazza che ti dà disponibilità. Ma no, come profilo assolutamente. Però, diciamo, cioè, ora fiducia a Stroppa e tempo a Stroppa, che comunque la società gliel'ha ribadita dal primo secondo, quindi ora è giusto così, tra virgolette. Non capisco sto hype per Pessina, solo Verona ha fatto più di 3 gol. Sì, però è stato anche l'unico anno in cui ha giocato fisso titolare. Quindi secondo me ci sta un po' di hype per Pessina. Sì, anche secondo me. Hanno preso pure Marlon. Giocherà sempre, sì, difesa. Stanno costruendo un 3-5-2. Con De Zerbi cosa si inventano? Ragazzi, non siamo è questa... al fanta tutto. No, ma fanno un sacco di colpi e non sono solo giocatori da 3-5-2, quindi possono venire fuori cose interessanti comunque. Però l'allenatore ora è Stroppa, quindi parliamo del Monza di Stroppa, cioè è inutile parlare del Monza che sarebbe con De Zerbi, cioè che neanche iniziata la stagione hanno fatto un amichevole, quindi aspettiamo. Vedete anche voi questo hype pazzesco su Faraoni con Cioffi? No, io non vedo hype con Faraoni, cioè nel senso... Faraoni è quello punto, secondo me. Continuerà no, a poi c'era l'analisi che avevamo fatto già qualche settimana fa, non so se era con te e con Gugli, si parlava del fatto che Faraoni è il ruolo che è stato di Molina ad Udine. Molina aveva tante occasioni a tu per tu col portiere e magari si è dimostrato meno freddo facendo invece dei gol straordinari da fuori. Verissimo, magari... però... Secondo me negli ultimi 2 anni Ludo Faraoni è sempre andato a cifre importanti. Esatto, cioè secondo me Faraoni l'unico anno in cui poteva restare sottovalutato è stato il primo in cui non te l'aspetti. Magari l'anno scorso con Di Francesco è stato pagato meno, ma già 2 anni fa, il secondo anno di Juric, ce lo pagavi Faraoni. Esatto, quindi secondo me la valutazione resta quella con, anche con Cioffi. Cioè non è che dico arriva Cioffi e sale di 10 crediti, ecco, lo paghi uguale secondo me più o meno. Listato difensore resta uno dei migliori difensori. Bravissimo. Da prendere. Assolutamente. Poi è chiaro che dici prendi lui o Gosens. Bravo. Resta uno dei migliori, considerando che comunque gioca in una provinciale e non in una squadra che si giocherà lo scudetto, ecco, tra virgolette. Faraoni 10 crediti, magari. Io lo prendo. Faraoni 10 crediti, un capolavoro. Gosens e Molina, che slot sarebbero listati C? Ti faccio rispondere e poi ti faccio anche una domanda. Non è facile. No. Sarebbero... secondo, terzo, secondo me. 2/3 stavo per dire. Per me Gosens, se non ci fosse stata la scorsa stagione, sarebbe un secondo purissimo proprio. Col fatto che c'è stata la scorsa e tutto, sì, se oscilliamo tra il secondo basso, tra virgolette, e il terzo alto. Ti faccio questa domanda, che secondo me, questa provocazione, a livello psicologico, è secondo me incredibile, ma i giocatori che vengono forti, che vengono spostati dalla difesa al centrocampo, dovrebbero avere un prezzo minore,
perché tu dici no, ovviamente. Però okay, paradossalmente, psicologicamente, secondo me il loro prezzo o resta uguale o aumenta, solo per il fatto che vengono spostati un reparto avanti. Più avanti, per me resta uguale, però sì, ci sta come provocazione, Ludo. Cioè, nel senso che se tu... Contro ogni logica, tra virgolette, però sì. Cioè, secondo me in tanti dicono, ah, hanno spostato centrocampo, quindi magari è forte, gioca più avanti, lo pago. Cioè, magari sì, Gosens... è un strano, tra virgolette. Cioè, in tante leghe, Gosens l'anno scorso pagato 40-45 crediti era tantissimo. Secondo me l'istato centrocampista quest'anno a 40 crediti ci arrivano tutti senza problemi. Che è stupido se non li pagavi da difensore. Certo. C'è un po' questo. Sì, sì. Però è un meccanismo... Dice, lui Ludo diminuisce. Dovrebbe diminuire. Dovrebbe, la cosa dovrebbe diminuire. Dovrebbe diminuire. Ma io ti dico... psicologicamente invece può succedere il contrario, cioè è chiaro ragazzi, se, nel senso, se stiamo qui a dire quello che succede normalmente, noi cerchiamo di fare l'analisi dopo, il prezzo deve diminuire, normalmente deve diminuire. Ma, ragazzi, non avete capito, nessuno la pensa così. Esatto. Il prezzo deve diminuire, però Ludo dice che succede anche, dati alla mano, che l'opposto, che aumenti o che rimanga invariato. Ma sono quei meccanismi psicologici completamente senza senso. È come quando l'anno scorso a gennaio vi dicevamo, stavamo qui con Ale a dirvi, oh ragazzi, Vlahovic è andato alla Juve, non li rifà tutti i gol che sta facendo la Fiorentina, ma lo juventino vostro amico, secondo noi, ve lo paga tantissimo e ve lo mette sullo stesso piatto di Immobile, perché è andato alla Juve, perché c'è tutto l'hype intorno, certo. E noi dicevamo, prendete Immobile fra i due, non c'è paragone, a fine anno chi ha fatto più gol, Immobile. Questo è un po' il discorso, è un meccanismo psicologico inverso, che è una cosa che non ha senso, e quindi vedi il prezzo aumenta perché lo paragoni al prezzo degli altri centrocampisti. Vedi che c'è qualcuno, esatto, che intuisce qual è il meccanismo, esatto. Controintuitivo è controintuitivo, non ha alcun senso, però non è detto che capiti per forza, ovviamente, no, però può succedere. Esatto. Quindi in quel caso diventa un'occasione usarlo come esca quel giocatore, perché se voi Gosens difensore non l'avreste pagato più di 40-45 crediti, ripagarlo la stessa cifra a centrocampo può diventare insensato. Al mantra non cambia, certo, al mantra non cambia. Poi queste chiaramente sono ipotesi, io non ho i ruoli, non avrò i ruoli, quindi non ho idea, cioè lo vedremo tutti insieme. Comincio a prendere un po' i beat che sono arrivati, c'è Lores Way, 13 mesi con noi, grandi ragazzi, Cancellieri da centrocampista, sarebbe una scommessa vincente, da attaccante meno speriamo. Che ne pensi di Cancellieri, Ale? Interessante da centrocampista, da attaccante farei altre scelte. Bomba. Però... tutto mi lascia pensare che sarà attaccante. Bomba impavido Capravone, 12 mesi con noi, questo sarà il primo anno che farò più di un fanta, voglio provare un manageriale, magari un mantra. Io farei un cambiamento per volta, non so te. Sì, a me già io due, all'inizio un po' così, busta più mantra, però poi alla fine si è rivelato carino. La Doce Bombonera, 10 mesi con noi, ciao grandi, come state? Ad agosto mi approccerò anche ad un fanta mantra manageriale. Oh regà, mantra manageriale continuativo, cioè, oh, però mi piace, si buttano, fanno tutto. Avete consigli da darmi per affrontare questo percorso? Grazie, un abbraccio. Io ragazzi ho fatto dei video sul manageriale, ma non era mantra. Per me il consiglio è, soprattutto in questi continuativi, non so se te ne hai mai fatto. No, mai, Ludo. Uno dei problemi principali, secondo me, dei continuativi, poi dipende da regolamenti e regolamenti, ma la maggior parte dei continuativi danno degli incredibili premi, cioè non aiutano chi arriva dietro. Cioè chi arriva primo acquisisce un vantaggio tale che poi mantiene costantemente. Cioè non è il contrario... Del draft dell'NBA, no? Dove chi è arrivato ultimo chiama per primo il giocatore nuovo e quindi ha un vantaggio. Quindi il consiglio che do io in questo caso, a livello generale, è non giocate un manageriale pensando che sia un manageriale. Cioè, se lo iniziate, giocate un manageriale per vincerlo, perché intanto vi mettete in cascina. Poi chiaramente dipende dal regolamento, però se tendenzialmente il regolamento premia chi arriva prima, cercate di vincerlo il manageriale, giocatelo come un fanta normale mentre gli altri prendono i giocatori sul lungo periodo, perché poi tra l'altro il lungo periodo è, ne parlate fra 6 anni di fagioli, certo. Capito? Cioè intanto voi mettete via, poi è chiaro che se focalizzatevi sul presente e poi
Poi qualche colpetto ci sta che lo fate, dimenticato, però dire io mi faccio la squadra di tutti, mi prendo Bove, Zaleski, Fagioli, Cancellieri, dopo ragazzi arrivate ultimi e continuate ad arrivare ultimi, ecco non sì, fare non il progetto manager, diciamo che poi li metti in campo e ti crescono subito come esatto. Perché c'è quella concezione un po' lì, eh? Sì, sì, no, che è il motivo per cui piace il manageriale, no? Questa cosa del talent scout. Però, ragazzi, è sempre fantacalcio. Se vi piace questa idea... devono giocare alla fine, se no non prendono voto. Esatto, esatto. Cioè, che c'è questa idea del manageriale che vinci sempre l'anno dopo, capito? Molto bello, se a voi piace giocare così, perfetto. Io mi diverto quando vinco l'anno in cui gioco. O comunque vincere... quando gioco per vincere sempre, tra virgolette. Esatto, se no resto come, capito, tipo l'altro giorno, era domenica, e vedevo la Ferrari, no, e mio fratello diceva, però dai, quest'anno abbiamo la macchina competitiva, magari l'anno prossimo vinciamo, e che palle, cioè, no, nel senso, magari, chissà che succede fra un anno, magari non me ne frega più niente, cioè, voglio vedere e divertirmi ora, ecco, questo è un po'. Fabri Mus, no, mentre saluto, no, aspetta, c'è Alessio, 17 mesi con noi, grandissimo, domanda per Ludo, ma in questo Fanta non è meglio prendere tutti italiani visto che andiamo al mondiale? Ovviamente scherzava. Potete stilare una lista così tanto per parlare di questi giocatori tecnici che prendono subito il ritmo partita? Secondo me è una bella cosa per un articolo. Sì. Può essere un'idea. Uno, per esempio, si è visto già nella prima amichevole, che è uno che ha quelle caratteristiche, se sta bene è Boga, per dire. Esatto. Che per caratteristica hai visto ha spaccato subito la prima amichevole scatenato, perché è uno di quei giocatori brevilinei che entra subito in condizione, se sta bene ovviamente, perché dopo l'infortunio era un po' appesantito, l'avevamo visto, adesso sarà bello tirato a lucido, scattante, voglioso di farsi vedere eccetera eccetera, ha quelle caratteristiche in pieno. Nico Gonzalez è un altro, sono quei giocatori un po' così, e poi la dichiarazione di Gasperini, sì. Cioè, che dice, lui gioca da solo, molto meglio un giocatore che gioca da solo nelle prime di campionato, in cui magari le difese ancora non difendono da reparto, e quindi l'uno contro uno è più plausibile, di uno che poi gioca da solo quando ormai la difesa è rodata, difende da reparto, e lui sì, gioca da solo, ma resta un po' appeso. Sì, sì, Brahim l'avevamo detto, però Brahim dopo la scorsa annata, alla fine per come è andata, lo pagate veramente... poco, secondo me, onestamente. E sì, poi bisognerà soprattutto vedere il Milan alla fine cosa chiude sulla tre quarti. E vabbè, banalmente Deulofeu è il classico che sì, ti fa bene tutto l'anno, però hai visto che a fine del campionato spaccava Mertens all'inizio. Sì, esatto, quelli così, insomma. Politano, se cambiasse aria, cioè quei giocatori così. Sì, tutti i giocatori brevilini, non so Raspadori, perché brevilino però ce l'ha un po' il fisico, lui secondo me ha bisogno, è più massa di... secondo me sì. Mm-mm. Più piazzato tra virgolette, rientra in quell'idea, però meglio se messo bene. Berardi sì, restasse a Sassuolo, non è propriamente Berardi da primavera, però essendo però molto tecnico, Berardi come? È per tutte le stagioni, dico sì, però secondo me Berardi con un ritmo un po' più compassato meglio. Mm-hmm. Sì, cioè sì, chiaramente riesce a dare un po', infatti poi si è visto anche, per esempio mi ricordo l'esordio all'Europeo, no? Le prime due, quando insomma il ritmo non è incredibile, lui può dare. Allora Ali della Lazio, chi saranno i titolari? Zaccagni e Felipe Anders, proprio secchi. Pedro, Cancellieri, Jolly, tutte e due Jolly, perché alla fine anche Pedrito può fare il falso 9, l'ha fatto anche ogni tanto l'anno scorso. Quindi per me il tridente titolare resta quello. Felipe, da destra, Felipe, Immobile, Zaccagni. Tra l'altro Zaccagni l'anno scorso iniziò benissimo al campionato. Sì. Cioè, altro giocatore che rischia di entrare in forma... magrissimo, cioè sì sì, assolutamente ha quelle caratteristiche lì. Magari, adesso perché il parallelo è sempre un po' facile di sto tempo, di sto periodo, uno Zaniolo che c'ha più massa, che c'ha più bisogno, potrebbe, se non arriva lui subito... lui ha più bisogno di ingranare, sì. Poi dipende, ragazzi, no? Ovviamente dipende dal giocatore anche come arriva dalle vacanze, perché se si è allenato tutta l'estate come Gosens, è chiaro che comunque a prescindere lo noti subito e si nota già nelle amichevoli, no? Però...
se il giocatore c'ha meno bisogno è interessante. Zaccagni giustamente sarà... Ludo, scusami, ma visto che c'è stato un primo tra virgolette vero infortunio, Zappacosta, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, Traoré, sì, che è esatto, visto che chiedevano i ragazzi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nei giorni scorsi, nel weekend, per la riduzione della frattura del piede. Ed è una cosa strana, nel senso che si sarà fatto male per forza, cioè ci è venuto da pensare che si sia fatto male a ridosso comunque dell'operazione, eccetera eccetera, perché sennò è strana come tempistica che lo operi prima della preparazione o comunque la preparazione appena iniziata, capito? Certo. per un problema al piede, quindi comunque per l'inizio della stagione è in dubbio, però per il Fanta può essere una cosa buona, perché lo potresti andare a prendere. Esatto, pagandolo meno, comunque torna, cioè nel senso magari sta fuori un mese, magari sta fuori un mese e mezzo, però stiamo comunque parlando di un ritorno tra settembre, ottobre, ma magari già a settembre. Quindi occhio, perché potete prendere a veramente a basse cifre. Nel finale della scorsa stagione ha spaccato tutto Traoré. Vero, ha fatto molto bene, potrebbe essere un ottimo colpo. Sia esatto. Che poi non voglio andare a mettere il dito nella piaga, voglio iniziare la stagione riazzerando, quindi però il Sassuolo ci desse un tempo di recupero ogni tanto, però vabbè, aspettiamo e niente, no, in teoria comunque in uno barra un mese e mezzo recupero, quindi adesso giorno in calendario alla mano, 10 luglio, secondo me Ludo dopo la sosta può tornare, ecco. Ma è per questo che piace questo Torsvert, è stato preso, cioè c'è tanto entusiasmo. Un po' per quello, un po' per Frattesi, secondo me, duplice motivo, tra virgolette, nel caso in cui partisse Frattesi e anche per questo. Posso dire una cosa? Io al 12 luglio non ho controllato niente di questo Torsvert, che giocatore è se tu... È un giocatore di quelli che possono intrigare al fantacalcio, perché può giocare sia arretrato che più avanzato, trequartista, mezzala, volendo anche, sai, nel Sassuolo che faccia 4-2-3-1, 4-3-3, può ricoprire il ruolo di centrocampista, però secondo me sarebbe un po' più sprecato. Un po' più da 4-3-3 come mezzala, oppure da 4-2-3-1 come trequartista, quello più avanzato. Mezzala, trequartista da bonus, se stai sì, già esatto, avanti esatto. Col da bonus, ma perché ha delle esatto. Statistiche importanti? Bravo, sul da bonus non mi sbilancio mai, Ludo, perché comunque deve ambientarsi, deve... Però è una mezzala interessante, un giocatore che comunque ci può star bene, ecco. Come gol, se ci dicono, potrebbe starci a questo punto. Sì, ci può stare, secondo me è un pelo più offensivo anche, comunque è uno che... Cioè, non è che proprio spicca, tra virgolette, per numero di gol, eccetera, eccetera. Però qualcuno lo può fare. Nella scorsa, alla fine, ha chiuso a 5 in 29 partite, ecco. Ci sta, cioè. Il massimo vedo che l'ha raggiunto Ludo nel 2019, che ne ha fatti 10 in 26 partite. Però poi sempre 3, 4, 2, 5. Quindi siamo più o meno sul ragionamento di Pessina di che facevamo prima, tra virgolette, ecco. Poi Ogiro ci dà un fatto che però non conosce il campionato, eccetera, eccetera. Salve, un fantallistone le prime 4-5 giornate di campionato e poi zerare le rose e fare un fantadasta riportando la classifica giornata del fantallistone, come idea, come vi sembra? In tanti state pensando soluzioni creative, per me vale un po' tutto, se vi... Cioè, è un anno in cui potete sbizzarrirvi a fare delle cose divertenti in questo modo, secondo me. Ci eravamo già espressi su questa qua, mi ricordo che ce l'avevamo fatta Ludo e avevamo detto carina e interessante, perché poi... A volte siete proprio voi a darcela a noi, tra virgolette. Esatto. Questo è il bello. E questo è carino. Magari fate una busta per le prime 5, poi si azzera tutto e rifate l'asta e magari tenete solo un giocatore di quelli presi in busta. Avete una conferma. Cioè, le soluzioni creative sono mille. Esatto. Le soluzioni creative sono tante. Per me è un anno che si presta. Puoi inventarti veramente qualsiasi cosa. E poi è un anno che si presta. Lossatura. No, è un anno che si presta. Cioè, alla fine amen. Cioè, dici, io mi diverto, me la... Sì, assolutamente. Allora, secondo voi chi tira i rigori a Napoli? Secondo voi Crava, che tra l'altro ha un entusiasmo clamoroso. Io aspetterei un attimo il mercato, Ludo. Sì. Tra l'altro il georgiano, c'era chi già lo dava come terzo slot. Allora, se listato attaccante e lui è un terzo slot, lo stiamo listando come più o meno metteremmo Di Maria, listato attaccante, perché
con tutto l'amore del mondo per il Giorgiano, io fra Di Maria allo stesso prezzo e il Giorgiano compro Di Maria, non so te Ale. Io anche. Poi Di Maria non me lo fanno mai pagare, non ve lo fanno mai pagare da terzo slot, però se voi guardate i numeri di Di Maria, se listato attaccante, può fare il secondo slot basso al massimo in un Fanta 10 o a salire, o fa il terzo slot. È chiaro che non è il terzo slot alla Henry o alla Scamacca dell'anno scorso, perché tu prendi Scamacca l'anno scorso da terzo slot, ti fa l'overperform e ti fa 16 gol. È un terzo slot di rendimento Di Maria. In attacco, messo in sì. Attacco. Kraver ha strapagato, troppo hype. Sì, secondo me. Poi so come la vedi tu. Cioè, io ho già paura che sta sulla bocca di tutti. Ecco. Io voglio vederli in Italia un attimo prima di strapagarli, tra virgolette. Esatto, esatto. Cioè, le amichevoli lì, vabbè, io le chiamo amichevoli, la Nations League, scusate. E quelle robe lì che fai i rigori, fa le cose belle, ok, bene. Però voglio vederlo in Italia, cioè un minimo, ecco, tra virgolette, prima di pagarlo come un terzo slot puro, ecco. Secondo me tocca puntare tanto a centrocampo, perché gli attaccanti ce ne sono tanti a 12-15 gol, quindi meglio qualche bonus in più a centrocampo. Davanti fare anche Leao, Caprari, Berardi è fattibile, sì, però secondo me Leao, Caprari, Berardi è un attacco, cioè giochi con l'attacco dell'anno scorso, se rifanno i numeri dell'anno scorso ci vinci il Fanta, però non è scontato che Leao rifaccia la stagione dell'anno scorso e Caprari rifaccia la stagione dell'anno scorso, che Berardi rifaccia la stagione dell'anno scorso. Per me massimo 2 su 3 ti rifanno la stagione dell'anno scorso. Esatto. Massimo. E poi trovare il centrocampista che ti fa 13 gol come Pasalic e poi in tanti manco me ne rendete conto perché dite che è meglio Pellegrini, non lo trovate, cioè non è detto che lo e trovate. Soprattutto ragazzi, mettetevi nell'ordine delle idee che Milinkovic dopo l'annata dell'anno scorso lo pagate, non dico come un primo slot in attacco, ma Io penso che folli. Milinkovic si vedranno anche 100-110 crediti. Andrà a cifre folli ragazzi, andrà come più di un secondo slot d'attacco. Sì, però d'altronde il secondo slot attacco ha una media alla fine simile a quella di Milinkovic. No, ma infatti, giusto, no, infatti, era solo un stavo ragionando così. Cioè, secondo me si parte dal prezzo base di Chiesa l'anno scorso, che andava 70, 80, 90 crediti di Chiesa l'anno scorso. Cioè, secondo me quello è la base per Milinkovic, e giustamente. Quindi da me l'anno scorso Shinjuro è già andato a 110, dice benvenuti ai Fanta a Roma. Vedi. Fa tanto dove si fa il Fanta, tantissimo. Voi paghereste 80-100 un centrocampista? Dipende, lì è strategia. Sì. Io mi metto sempre a tavolino e faccio 2 o 3 piani prima delle aste. E anche a seconda di come va in porta, in difesa, eccetera, eccetera. Di come vedo che aria tira, tra virgolette. Esatto. E poi decido di seguire un piano che prevede anche un super investimento a centrocampo, ma non per forza, ecco. Sì, secondo me dipende molto. Io forse 100 crediti per un centrocampista, non so se riesco a metterceli. Io non li ho mai messi, sincero. No, neanch'io. A 90 cioè, sono arrivato, a 100 no. Non ce la potrei fare, insomma. Più che altro perché io più di 100 crediti penso che al fantacalcio li metto solo sul primo slot d'attacco. Cioè di mia funzione. Cioè, o decido di fare doppio primo slot basso e ce la faccio, allora vai a pagare, no, quell'attaccante che lo paghi 110-115, ne prendi 2 e ti fai il doppio bomber in una situazione. Quest'anno magari un giocatore che potreste pagare 100-110-115 può essere Lautaro. È arrivato Lukaku e magari Lautaro non vi va tanto oltre i 100 crediti. Potete trovare, avendo risparmiato molto, un altro attaccante alla, non so che mi viene in mente, cioè magari riuscite a fare il colpaccio su Abraham, il colpaccio su Osimhen, il colpaccio su Zapata, ecco, vedi, e lo pagate, fate doppio attaccante da 100 crediti e allora ci sta dietro. Se no io è difficile che spendo più di 100 crediti per un giocatore se non è il primo slot in attacco. Cioè, io di mio. Sono d'accordo con Ludo, io la vedo così anch'io. Poi magari ci sta, nel senso che quindi 100 per un CC solo 7 a mes. E poi. Papu Gomez, 110. Quell'anno si pagò tantissimo perché poi fece quelle prime 2-3 partite incredibili.
e quindi gli è fatto l'asta dopo. Ragazzi, stiamo sempre ragionando su 500, perché leggevo qualcuno prima 120 su 1000 Milinkovic, però su 1000 è un'altra roba. No, noi su 500 stiamo ragionando. Con l'asta mantra random si vedrà, vabbè, lì può succedere di tutto. Zapata o Muriel? Secondo me quest'anno vediamo chi resta, perché poi vediamo chi resta. Fabri ci dice sempre, no? Occhio, perché magari qualcuno parte. Aspettiamo, vediamo Pinamonti, gli sviluppi e di conseguenza Zapata, Muriel. Io scento mai, perché nella menica c'è un modo dinamico, si punta forte sui difensoroni, vedi? Cioè, mi è partito questo Ficaia Tomori così pienissimo schermo, non riesco a toglierlo. Spostati, così. Però ragazzi, è un pericolo. Adesso la prima cosa che riapro sarà così grande, eh? Berardi, ottava vita, vediamo. Ecco, però lui è più piccolo. Aspetta, lo riesco. Ok, fermi, che non si sa che è successo. Ok, ce l'ho fatta. Ci ha salvato Berardi di nuovo. Solo che era Berardi tutta la vita scritto così. Che figa, ecco. E Koulibalista già al Chelsea. C'è questa cosa che spazia in chat. Ragazzi, difensori Skriniar PSG, Koulibaly Chelsea, De Ligt Bayern. Sono tutte trattative in corso. E ci dice Di Maria migliore W al Fanta. Ragazzi, io vi faccio notare che Di Maria è già listato al Fantacalcio nelle Euroleghe e quindi anche al Mantra, e non ha la W, ha la semplice A. Quindi io l'ho detto anch'io, vivo di speranze fino all'ultimo da mantrista. Però ragazzi, al momento Di Maria è listato come attaccante al Classic e A al Mantra. Punto. Non c'è altro, cioè non c'è la V, non c'è la T, non c'è la C, non c'è nient'altro. Niente, anche a me l'hanno chiesto, ma come solo A? Solo A. Questo è il dato di fatto. Poi vediamo. Bonucci fa un po' discutere, cioè non fa un po' discutere. Cioè sì, no, fa un po' discutere. Fa un po' discutere, ragazzi. In generale fa un po' discutere. Cioè io siamo stati, penso, questo weekend che ho fatto via, sono stati penso un'ora a parlare del ruolo di Di Maria e delle possibili soluzioni e del perché sia solo A per ora, tra virgolette. Sì, no, diciamo che anche come precedente non è il massimo, nel fatto che ovviamente poi arriva nel campionato italiano, allora ripensiamo il ruolo. Quindi io capisco, però, anche no, la coerenza, sì. Però nel senso, io la voglia l'avrei messa io là. Io una W, ecco. Una W di fianco gliela metterei. Così, che tu dici, oh. Poi non te lo tengo attaccante al Fantacalcio. Però intanto al Fantacalcio Classic. Però Bonucci a quanto su 1000? Lo sapete che Bonucci storicamente sono 2-3 anni che è uno dei difensori più sottovalutati dell'asta, perché non gode di grandi simpatie, per capisco, possiamo in generale dire. Esatto, sì. E quindi rischia di andare sempre, cioè va sempre a cifre un po' inferiori. Un altro che per esempio sono 2-3 anni che è in Italia e che va poco è Smalling, un altro che c'ha una cosa del genere. Cioè quando fai l'asta a chiamata viene un po' dimenticato, o se buttato in mezzo lo lasciano un po' lì appeso. Quindi sono d'accordo, Smalling per i problemi fisici, Bonucci per le antipatie, come dici tu. Esatto. Sono due che l'anno prossimo secondo me saranno titolari inamovibili, problemi fisici permettendo ovviamente, in Juve, Roma. Su 1000 io non ho mai fatto un'asta 1000 in vita mia, te lo dico. Su 500 secondo me, io l'anno scorso l'ho pagato mi pare 19 Bonucci, una roba così. Sì, e tra l'altro anche reso per tirando i rigori. Esatto, rigori, gol, esatto, 17, 19, sotto i 20 mi ricordo. Ragazzi, va, voi dovete... Perché non era il mio primo slot, io avevo messo come primo slot un terzino, mi ricordo, e mi ricordo di essere riuscito a fare Bonucci come secondo slot ed ero contento di averlo preso a 17, 19, una roba così. Sì, secondo me rischia di essere uno dei primi slot bassi, secondi slot alti, meno pagati, esatto, rispetto ad altri. Cioè, esatto. Secondo me... Non è difficile che vedete pagato Bonucci come Calabria. Bravo. O anche molto meno di Calabria. Poi è chiaro che se dovessero veramente partire De Ligt, Skriniar e Koulibaly, cambierebbero un po' anche gli slot, perché stiamo parlando di tre primi slot che vanno via. E non è dettissimo, cioè nel senso, se Bremer va all'Inter, ok, resta un primo slot e assolutamente... Però non è detto che per forza arrivi un primo slot alla Juve, eccetera, eccetera. Quindi poi è tutto da vedere, ecco.
Esatto, dice con cosenza e quadrato C. Sì, ma diventa interessante, eh? Diventa molto interessante. E un po' il discorso che io faccio sarebbe molto un grosso stravolgimento comunque rispetto agli altri anni, tutti questi spostamenti con anche abbinati ai trasferimenti. Sì. Se Delita via, Skriniar va via, metti no, Koulibaly va via e poi spostiamo pure tutti gli altri top a centrocampo, cioè i Cuadrado, i Gosens, i Dumfries, vanno tutti a centrocampo. È chiaro, negli ultimi anni, cosa che io predicavo un po' nel deserto anche tante volte dicendo guardate che avere 15-20 gol in difesa non è male, perché anche se giocate classic senza modificatore, vi tornano utili a fine anno, invece poi diventa importante quello spostamento lì, perché poi vanno trovati quei giocatori che fanno 4-5 gol. Dice sì, finisci con i Bagnez primo slot, ecco, dopo si vanno via tutti. Sì, Quindi bello, occhio. beh, mi piacciono questi ragionamenti. Si vede che si sta avvicinando comunque l'inizio del fantasy. Sì, esatto. Stiamo entrando nel vivo, ormai manca un mese praticamente. Bremer 50%, speriamo che spendano tanto gli altri. Io li prendo a uno e poi. Maximiano potrebbe essere un portiere sottovalutato, visto che stiamo prendendo difensori decenti a Sarri. Ale, che ne Io ho pensi? detto l'altra volta e confermo che non prenderò i portieri della Lazio al Fantasy. Due Ve anni li di fila lascio a no. uno, Ale, ve li lascio a uno. No, due anni di fila no. Veramente, cioè, piuttosto lo lascio. Però Ok. parlando da extra, tra virgolette, non dal mio Fanta, potrebbe essere sottovalutato, sì. Perché comunque tutti hanno in mente quello che ho in mente io, ossia che l'anno scorso sia stato un disastro. Però, come giustamente dici tu, stanno rinnovando la difesa Sarri, eccetera, eccetera. Glieli stanno dando per tempo, perché comunque ha un mese per lavorarci, e quindi la porta della Lazio può andare a cifre più basse, assolutamente, di quanto in realtà poi non dica il campionato, ecco. Torno sui beat, c'è Sergio Fardella che dice 15 mesi con noi, me mancavate, Fabri Mus 9 mesi con noi, grandi ragazzi, anche e soprattutto a metà luglio, sempre sul pezzo, domanda regolamentare per l'asta natalizia e quella post mercato, meglio libere entrambe o limitare una delle due con uno o due cambi a testa secondo voi? Nella Io mia ce l'ho che ci sono sempre gli scambi, con i cambi limitati. tu c'hai limitati, Sì. io non ce la posso fare, te sono Però lì è sincero. veramente, tra virgolette, tradizione, Ludo. Sì, io no, sono per no. Cioè, ma no, ma non so, perché può essere tutto molto strategico e sensato, però in un anno del genere in cui stiamo dicendo, almeno io penso Ale, l'avete come me, dicendo divertitevi, giocatelo perché tanto col mondiale di mezzo e poi il Covid, comunque giocano il mondiale a dicembre, ragazzi, cioè non è che dimentichiamoci che, cioè, o arrivano nuove normative che però non sto vedendo arrivare rispetto alle quarantene, gli isolamenti, oppure nel senso, così come sta girando fra noi comuni mortali, all'inverosimile arriverà e non penso che dirà, beh no, loro giocano il mondiale in Qatar, facciamo finta di niente, io non vado a infettare nessuno. Quindi, secondo me, sarà un anno molto sconvolto. Se vi sconvolgete e vi mettete dei paletti a vostra volta, diventa un casino, secondo me. A me il mondiale non fa Sì, paura. sono d'accordo con te, Ludo. Ok. Ricky Mura, 14 mesi. Ciao ragazzi. Mantra busta chiusa. Primo mantra e prima busta. Come Ale l'anno scorso. E sono in coppia con un altro. Come Ale l'anno scorso. Necessito disperatamente di consigli. Digli Ale cosa hai appreso in un anno di mantra busta in coppia. Allora, che le buste sono veramente fondamentali e che ti girano le scatole in una maniera assurda se perdi i giocatori per uno o per due. No, però a parte gli scherzi, devi avere, no, col tuo socio e gli auguri in quello siano stati bravi su consigli di Ludo, devi avere una strategia chiarissima sul modulo, cioè veramente lì devi avere proprio le idee chiarissime, secondo me. E sugli slot comunque, cioè nel senso noi abbiamo sempre detto la punta forte la vogliamo, cioè infatti siamo riusciti ad avere Vlahovic. Volevamo Berardi per fare un super attacco con Leao, Vlahovic, Berardi e alla fine ne abbiamo presi due su tre, che comunque la prima volta non è male. Cioè devi un po', rispetto al fanta normale, Ludo, poi dimmi se sbaglio, se la pensi diversamente, ma devi veramente andarti a immaginare quella che sarà, che vuoi che sia, che sarà se ti va bene, che no, se no che vuoi che sia la tua formazione. Cioè proprio non dico, cioè sì, modulo, nomi. Con se non c'è il piano A c'è il piano B, ma comunque sullo stesso livello praticamente. Poi a seconda di quante chiamate fai, eccetera, eccetera.
poi soprattutto se fai la busta e la fai mantra, viene cioè si distrugge l'idea del si comprano gli slot, non i giocatori. Cioè, in una busta mantra sei tu a fare una scelta. Poi il principio del si comprano gli slot resta, però sei tu a dire io voglio quel giocatore, perché secondo me quel giocatore gli altri se lo dimenticano, gli altri lo mettono a meno, decido che il prezzo è quello e voglio quel giocatore. Ecco, il consiglio più da furbo, tra virgolette, chiamiamolo come vuoi, da intenditore, cioè mettila come vuoi, secondo me è guarda bene chi sono gli infortunati all'inizio, quelli se lo fai prima del mercato, quelli più chiacchierati. Cioè il nostro Mertens ci ha fatto delle fortune pazzesche. Vero. Ed era andato, cioè l'abbiamo preso perché nessuno se lo ricordava, cioè non è che non se lo ricordavano, però Osimhen che sta bene, Napoli all'inizio, ti ricordi Ludo? Sì, con Zielinski che sembrava dovesse fare chissà cosa, Mertens era rotto all'inizio perché si era operato, ti ricordi? Quelle cose lì fanno tantissimo, perché poi alla fine si può rivelare veramente un giocatore chiave per la tua stagione. Quindi qualche scommessina, ecco, mantra qualche scommessina io la farei in più, tra virgolette. Sì, no, soprattutto perché magari hai le rose lunghe, quindi avere delle... Poi soprattutto mantra, no, se hai le sostituzioni master, comunque non giochi mai in 10, il modulo cambia sempre a prescindere, quindi non resti mai appiedato. Però soprattutto nella busta chiusa, che è un po' il contrario della chiamata, cioè la chiamata, quando fai la chiamata, scusami, del random, cioè al random devi stare lì attento a tutto il tempo, pronto ad prendere tutte le occasioni del caso, che soprattutto spesso arrivano alla fine. Se fai la busta devi dire io scelgo il modulo, mi do questa al massimo hai due opzioni proprio se ti va malissimo, e io voglio questo e questo, e cominci a puntare i nomi. Cioè il Barella dell'anno scorso che voi avete preso, ma penso voi l'avete preso alla seconda chiamata, se no comunque esatto, stavo dubitando, ma sì, in tutti tutte le buste che io ho fatto, ragazzi, Barella è stato dimenticato alla prima chiamata, che voleva dire che Barella era proprio il giocatore dimenticato in prima chiamata nelle buste. Perché tutti si concentrano sulle priorità, tra virgolette. Esatto. Quindi, Pellegrini, Milinkovic, Muriel, per dire. Noi poi abbiamo fatto l'anno scorso due buste, che poi tra l'altro non ho mai raccontato quel fatto alla fine, perché è stato... Non l'ho mai raccontato. Abbiamo fatto due buste perché alla prima c'è stato un errore tecnico, però io ho fatto bene entrambe le buste. Nella prima, sapendo, avendo fatto altre buste, ho messo pure Muriel, che era un altro che in tutte le buste che ho fatto veniva dimenticato, e l'avevo pagato penso 30 crediti, che comunque per tutto lo schifo che può aver fatto 30 crediti andavano benissimo. C'erano i giocatori che venivano dimenticati. Zapata è un altro che è stato sempre dimenticato in tutte le buste che ho fatto. Poi è un discorso proprio di percezione, cioè quello che senti in quel momento e quanto pensi che sia importante mettere una determinata cifra su un determinato giocatore. Cioè io l'anno scorso in tutte le buste mantra che ho fatto, in realtà quasi tutte le buste, ho fatto un tanto al chilo sui secondi slot, cioè che intanto, era Berardi, scusa Ludo, Pogba ha già detto mi siete mancati, felici di essere qui, che sta parlando in conferenza, quindi vediamo se già da lui stesso, tra virgolette, arriveranno indicazioni, perché di sicuro non dice giocherò trequartista, giocherò mezzala, però magari qualcosa si inizia a capire, si inizia a dire a Manchester giocavo fuori ruolo, per dire qualcosa si inizia a capire. Ecco, poi Pogba per esempio è uno di quei giocatori che dici tutti quanti vorranno metterlo in busta o comunque vuoi mettere che, e magari tutti pensano sta cosa e Pogba resta lì. Sì, è stranissimo, dinamiche assurde. E come dicevamo, altra cosa che ho imparato, che adesso mi vengono in mente ripensandoci, è che fa tantissimo se conosci o meno quelli con cui la fai. Lo diciamo sempre, certo. Però magari tu non eri collegato, è bene ripeterlo. Cioè noi, conoscendo solo Ludo, ma io non avevo mai fatto un Fanta con Ludo, quindi ci conoscevamo per le dirette, per i messaggi su WhatsApp, ma non per un'asta del fantacalcio, tra virgolette. Quindi non conoscevo nessuno, Ludo nemmeno, e quindi anche lì fa tanto quello, ecco. Parti d'Italia, da dove vieni, tutte queste cose qua. Esatto. Con i tuoi amici storici è già diverso, perché sai che cascasse il mondo c'è lo Juventino che dice io Pogba ci metto 150 e poi magari veramente offre solo lui 150 e nessun altro, e quello dice per tutto il tempo potevo prenderlo a meno, però è così, l'asta busta chiusa. Sì, se li conosci, ecco, è molto più facile, perché sai che c'è quello che tutti gli anni prende quel giocatore, no? In un modo o nell'altro, che gli finisce sempre. Ci sono quei giocatori che c'hai il tuo amico, il tuo compagno, che non sai perché lo prende sempre. Cioè io ho un mio amico che tutti gli anni prende Locatelli.
dovunque sta prende Beh. Locatelli. Non lo paga tanto, nessuno gli fa strapagare Locatelli, tutti gli anni prende Locatelli. Oh, tu mi vuoi dire che se io dovessi fare una busta con sto mio amico, lui non metterà Locatelli nella busta? Lo metterà, perché tanto ce l'ha sempre lui Locatelli al fantacalcio. Che giochi al Milan, al Sassuolo o alla Juve, lui c'ha Locatelli. Ecco, dice, i miei amici storici so che vorranno poco più della fidanzata, vedi? Se lo sapete già. E fate una busta, nulla. Pogba annuncia che a 15 gol in piazza. Io Berardi da 4 anni, e vedi, io Berardi per esempio sarebbe il secondo anno di fila, il terzo anno di fila, e tu prenditi le fidanzate, nel frattempo c'è ho sempre avuto un bel, scusa Ludo, ho sempre avuto un bel rapporto con Allegri, ci sentivamo anche a Manchester, l'ho sentito prima di tornare, torno con la persona giusta, quindi ok, niente, per ora a livello di Fanta nulla, però è un Pogba non motivato, di più, non motivatissimo ancora di più. Sono pronti a giocare a basket. Raffo King 2496, 7 mesi con noi, buon pomeriggio, siete d'accordo che quest'anno prendere Immobile sarà meno costoso rispetto agli anni passati? Potrebbe essere. Potrebbe, ma non ne sono così sicuro. Intanto, visto che la scorsa amichevole Ludo non l'ha giocata, è un fastidio alla caviglia, ma niente di che. Forse, volendo ancora fare un azzardo psicologico, anche qui, arrivano più primi slot in attacco, tendenzialmente potrebbe succedere che psicologicamente, non ha alcun senso, i primi slot in attacco vengano pagati più dell'anno scorso, perché la gente si tiene più crediti, perché dice io mi voglio... Perché c'ha l'ansia, sì sì. E io me lo devo prendere... E io mi tengo più crediti. E quindi se l'anno scorso Immobile andava a 180, 190, 200, magari l'anno prossimo va a 230 perché Lukaku va a 240, per dire. E non ha senso. Cioè, in realtà il prezzo dovrebbe abbassarsi. Livellarsi, invece. E magari finisce al contrario. Quindi... E poi c'è il classico gap enorme tra veramente i primissimi, esatto, quelli Lukaku, esatto. Vlahovic, e poi i primi slot che dici... Immobile 240 e Lautaro 100. E allora dici, scusami, io mi faccio Lautaro, Berardi e Leao 170-70 e con 250 ne ho 3 al posto che avere l'Immobile. Succedono queste cose. Non penso che Berardi restasse al Sassuolo, comunque andrà a 2 lire. Io credo che sopra i 100 crediti Berardi andrà più o meno sempre o intorno ai 100 crediti, che sarà il prezzo suo, tra virgolette. Quindi, sì, giusto secondo me. Cioè, se giochi al Fanta e sono 2 anni che Berardi fa quello che fa e Berardi resta al Sassuolo, secondo me Berardi lo paghi intorno ai 100 crediti, ecco. Giusto. E ci sta. Cioè, e però a quel punto, come dicevi tu, ti prendi Berardi e Lautaro anziché solo Lukaku. Cioè, anzi, magari mi avanzano e riesci pure a farci una cosina, esatto. Cioè, i 20 riesci crediti pure a farci che un Arnautovic magari, Esatto. Cioè, i 20 crediti oppure ci compri, no? Un giocatore più forte a centrocampo, cioè ci prendi un secondo slot in più a centrocampo e ti fai primo, secondo e secondo slot a centrocampo anziché fare primo, secondo e terzo. È tutta strategia proprio, decidere se puntare o meno su quei tre, perché alla fine sono tre: Immobile, Vlahovic e Lukaku. Se punti su quei tre devi sapere che stai andando a fare un attacco con un top e attorno delle scommesse, perché se poi becchi il Simeone di turno che è andato via un cavolo, tra virgolette, o il Caprari di turno, e ne becchi un altro che magari è culo. Esatto, becchi il Simi di 2 anni fa, vinci comunque il Fanta anche facendo il top, però ti deve andare un po' di culo, tra virgolette. Certo. Io non voglio spendere più di 100 per il top d'attacco, ma è una star random, quindi è diverso. Ci sta, io comunque nelle mie star random mantra, a parte l'anno scorso che ho giocato senza top, io... Il mio toppino me lo compro sempre, cerco. Poi magari cerchi quello che costa meno, aspetti, vedi, controlli. Però io, sinceramente, per stare tranquillo, il mio toppino me lo prendo volentieri. Poi, l'anno scorso era un anno particolare. Ho avuto anche ragione sul lungo periodo, nel senso che alla fine il primo slot vero totale è stato solo Ciro Immobile, quello da su cui mettere casa. Però magari era, se avessi azzeccato meglio i nomi, perché Berardi bene, ma gli altri secondi slot sono andati un po' così. João Pedro si è salvato facendo più o meno il suo, ma insomma Insigne e Dybala delusioni, ecco, erano giocatori su cui puntavo l'anno scorso come secondi slot da pagare appunto 80-90 crediti, avere un attacco con 3 secondi slot, ecco, questa era un po'
l'idea. C'è Patrizia che dice: la differenza la faranno le voci di mercato, se fai l'asta inizio agosto chi rischia le partite sarà regalato. Purtroppo sì, come l'anno scorso per esempio, tanti casi Vlahovic, non nelle mia, nella mia unica asta prima del mercato in cui comunque è andato a 100 e passa crediti, però in generale tanti... esatto, regalato vero, lì più che altro perché sono tante le giornate, quindi a maggior ragione questo ragionamento è assolutamente giusto. C'è tanto hype, al contrario di chi dice Iconé iper sottovalutato, invece io Iconé lo sto vedendo al contrario, sopravvalutato in hype, dicendo ah ma Iconé lo sottovalutate. Però io posso dire una cosa su Iconé, al di là che può essere sicuramente un giocatore che magari da primavera si prende subito, veloce, però storicamente ragazzi Iconé non ha mai fatto tanti bonus. Cioè, quindi al di là che venga sottovalutato o meno, cioè se voi lo state pagando a fine anno, se lui ha fatto 4 gol e 4 assist e mi dite che avete fatto il colpaccio, contentissimi voi. Però lui non ha mai superato questi numeri qua, cioè non me lo vedo come uno che fa 8 gol e 8 assist, cioè non l'ha mai fatti. Io posso dire una cosa a conferma di quanto detto da te. Penso che degli esterni della Fiorentina, cioè, li prenderei con veramente con le pinze, tra virgolette, perché la scorsa stagione ha dimostrato che Nico Gonzalez, alla fine a parte, a italiano piace un sacco ruotarli, col fatto che c'è anche l'Europa, eccetera, eccetera. Veramente, Nico Gonzalez e poi io, prudenza, dico solo quello. Perché sì, anche il Saponara che ha rinnovato così. Cioè, Nico, se tanti. Ci tira i rigori, ci piace, ovviamente. Chi dici? Nico Gonzalez. Ah, no, ma no, dico a parte Nico, esatto, che lo prenderei perché comunque ha dimostrato qualcosa, eccetera, eccetera. Gli altri, veramente andateci con le pinze. Perché Pradè, che dice Sottil sarà la vera rivelazione di quest'anno, ed è un esterno. C'è Iconé, c'è Saponara che rinnova, cioè sono sempre veramente tanti. Dice Iconé ha le qualità per fare 8 gol, 8 assist. Ho capito, non l'ha fatti in Francia. Su che basi? Cioè, sei l'osservatore della Fiorentina? Nel senso, io non riesco. Nel senso, io controllo i dati, vedo quello che ha fatto l'anno scorso, cioè niente. E vedo quello che ha fatto in carriera. Comunque, mai cose che al fantacalcio sembravano decisive. Se dal nulla lui fa 8 gol e 8 assist, io ti posso dire che il 12 luglio era dal nulla questa considerazione. Anche visto quello che diceva Ale, cioè le rotazioni, gli esterni a Fiorentina e tutto. Quindi poi io non sto dicendo è una pippa, non prendetelo mai. No, non no. Vorrei che prendete Iconé a 30-40 crediti e magari ci sono giocatori che possono fare bene che non vi filate. Cioè un maggiore che Valtoro è un giocatore che mi piace. E cioè, tu mi dici un maggiore che Valtoro fa tutti sti bonus meno di Iconé, sicuro lo paghi molto meno. Ma senza ombra di dubbio. Adesso li farà perché Ludovic ha detto che non può farli. Sì, esatto, se fa come Scaprari. Infatti lo prendo, sto dicendo così, ma in verità lo prendo. Sì, sì. Lo prendo anch'io, ragazzi. Lo prendo anch'io. Quindi, come Scaprari l'anno scorso fa, o chi era l'altro? Era Çalhanoğlu. Miguel, primo slot. Come vedete la tre quarti dell'Atalanta, l'attacco del Toro? Io l'Atalanta non ci sto ancora capendo nulla, sincero. Aspetterei un attimo, nel senso che Boga, Zapata, Muriel, Pasaric, Malinowski, Kuhn Miners, Miranchuk ancora lì, Ilicic alla fine ancora lì, perché sì. Ilicic è ancora lì, se sta anche giocando, si sta allenando, quindi è lì. Quindi è arrivato Ederson, calma ragazzi, cioè deve ancora vedersi tanto movimento secondo me attorno all'Atalanta sul mercato, quindi io aspetterei un attimo. Attacco Torino. Ok, dimmi, dici. Scusa, Ludo. No, no, vai, attacco Torino, perdonami. No, attacco Torino abbiamo, secondo me, ruoterà Sanabria e Pellegrini. E ecco che è arrivata. Non sono tanto convinto del Torino, devo essere sincero. Posso. No, poi l'attaccante di Juric comunque non è che l'ha mai fatti mille gol. No, cioè, è vero. Molto meglio il trequartista, che però deve essere listato centrocampista per essere bravo. Fantacalcio. Però li vedo un po' indietro, tra virgolette. Sì, sì, cioè nel poi senso... non vuol dire nulla, per l'amor di Dio. Però... cioè il baracca della situazione, che gioca in attacco ma è listato centrocampista, ci interessa. Il Piazza o il Brecalo della situazione, bravo. Se è listato attaccante, per me puoi fare 5-6 gol, ma comunque se è listato attaccante, io un attaccante poi, che fa 10 gol. Lukic assolutamente, però non fa parte dell'attacco, fa parte, esatto, del centrocampo. Infatti Lukic è un gran colpo, cioè Lukic veramente è uno di quelli che secondo me rispetto alla scorsa asta
rimanendo nella stessa squadra, eccetera, eccetera, ha fatto un bel salto proprio in su, importante, ecco. Senti, ho capito che mi porterò questo Iconé avanti per un po', diventerà veramente una cosa da trascinare, quindi in realtà voglio fare questo switch, quindi io vi chiedo un monumentale in chat con, io direi monumentale un nome vicino in chat per fare una raffichina velocissima ad Ale, me lo inquadri come slot, quindi hashtag monumentale un nome mentre facciamo questo switch. Se riuscite al volo, se no faccio lo switch, quindi io vi do, penso, 30 secondi da ora, mentre ci farete delle live, delle recap sui nuovi acquisti, sì, anche se non credo che siano fondamentali, vedo che c'è questa moda di fare dei recap sui nuovi acquisti, che si possono abbastanza leggere agevolmente sull'app, appunto, sì. Esclamativo app, avete tutto, riuscite, senza ragazzi, farvi peggio dell'anno live, scorso non può fare, esatto, monumentale, quindi... Zapata, come dicevamo prima, dipende molto se arriverà Pinamonti o meno, se rimarranno lui e Muriel. Zapata è una garanzia per me. Bastoni secondo S. Secondo slot, ma anche primo, dipende un po' dai movimenti, ma tra il primo e il secondo slot. Bastoni S a me piace tantissimo. Lo so, Bastoni che ti piace. Infatti ho preso. A me piace, calcia le punizioni, calcia i corner, ha un bel piede, mette assist. Se giocherà con continuità, secondo me può essere una bella... un bel titolare della piccolina, tra virgolette, di quelli che ti gioca sempre e ti può regalare anche qualche bonus. Ti prendo l'ultimo che ti piace, Tamez. Tamez a me fa impazzire, quindi Ludo lo sa, ci abbiamo scommesso, tra l'altro. Non ci abbiamo scommesso, ma segnato senza che io vincevo il Fanta, senza avendo perso il Fanta di un punto, io avrei vinto il Fanta con qualunque punto fatto in più, tra l'altro. Tamez a me piace molto e secondo me farà bene. Che con voi, un punto da voi e un punto con Gugli. I Fanta che ho perso un punto quest'anno e poi. Ho un punto perché non ho messo Meret. Allora, fammi fare questo switch e poi voglio far entrare Gugli subito su questa storia di Iconé, perché già qui siamo pronti. Quindi Ale, appuntamento a settimana prossima, che già ci saranno altre amichevoli di cui, sì, a quel punto dovrei iniziare a parlarci. Già stasera Inter, 18:30 ragazzi, Inter. Cominciate con l'appunto, poi state attaccati all'app perché sappiate che Ale è pronto a cominciare ad aggiornarvi sul succo che comunque comincia ad arrivare e su quello che si inizia a vedere e intravedere, soprattutto per chi fra un mese sarà già lì pronto a mettere la formazione. Manca solo un mese, ragazzi. Sì, assolutamente. Ciao ragazzi, ciao Ludo, ciao Guli. Ciao Ale, andiamo a switchare, se ce la faccio. Eccoti. Eccoci. Questa barra dietro fa molto, sì, fa molto scuola americana, lo sai? Sì. Tipo quella roba alla PIF, tipo quelle cose, una puntata del testimone. Se... No, volevo collegarmi, no, Iconé perché... Iconé, no, Boni, perché qui io prima ho detto Iconé può fare 4 gol, 4 assist e c'è subito che mi... Iconé può farli 5 gol, sì, ho detto 4 gol, 4 assist, ma gol più gol meno, cazzo, c'è, cioè, stiamo lì. No, ne può fare, secondo me, poi più del gol, cioè io non mi fosse, anche prima ho visto un po' poco fa un commento, ma Zielinski ha fatto 6 gol, 5 assist. La stagione di merda, e sappiamo benissimo dove ha fatto quel sesto gol. In realtà i numeri comunque non dicono sempre tutto, cioè un po' questo secondo me è il problema. Cioè anche Luis Alberto, tu apri la pagina fantacalcio.it di Luis Alberto, vedi gol, assist e tutto, dici ah, grande stagione allora, no? Serve poi anche la continuità e tutto quanto, quindi cioè Iconé magari può anche fare dei gol, cioè magari fa 5 gol, però li fa tutti al 90esimo subentrando al 78esimo, cioè te ne fai qualcosa magari di quei gol contro visto tutte che le big lo mettevi quando in schierato. Quindi io preferirei invece avere comunque una continuità importante, cioè se Iconé è un giocatore che se trova la quadra può, cioè più gli assist forse dei gol come sue caratteristiche, cioè uno che veramente può fare tanto, cioè quelle prestazioni da 6.5 più assist, cioè a me piacerebbe più avere 10 partite così di fila piuttosto che magari avere un gol di culo e poi tutti 5 o che non gioca. Io però sulla Fiorentina, anche poi sul discorso Jovic che abbiamo parlato anche venerdì, cioè lì secondo me poi la Conference League, comunque l'Europa, il turnover e tutto quanto possono essere un fattore, cioè quindi magari Iconé è titolarissimo della Fiorentina, nelle partite in Conference lo mette sempre considerato super leader, insostituibile, però poi lo fa riposare in campionato.
quindi comunque servirà, cioè per tutti, cioè, soprattutto poi per chi è la Champions, cioè secondo me comunque servirà, cioè serviranno rose lunghe secondo me, cioè questa è un po' l'idea che mi sto facendo sull'anno del mondo, perché poi anche comunque l'anno del mondiale, visto che c'è italiani, non italiani, tutte queste tipo di strategie, semplicemente farsi delle rose comunque abbastanza profonde, in modo che non è che dici, ah no, mi si è fatto male Lukaku Immobile e poi sono finito, perché non ho più nessun altro. Ma comunque, cioè di avere comunque tante alternative, perché ci saranno anche secondo me, dei momenti di forma molto diversi. Cioè. Vero. Abbiamo visto anche l'anno scorso. È stato simbolico, l'anno scorso veramente quasi tutti i giocatori un'ondulazione nel rendimento. Solo i fenomeni tipo Milinkovic, sì, ci hanno retto con continuità un anno, Berardi, però poi c'è anche lo stesso Ibra, ma avuto inizio male, vale, poi fa gol, poi dopo alla fine un altro piccolo digiuno. Anche Lautaro stesso comunque ha avuto Immobile, vogliamo dire, cioè Immobile ha fatto una partenza super, poi comunque problemi. Vabbè, comunque Immobile lo metto saltava comunque tra quelli comunque continui, diciamo che comunque Immobile alla fine come ci posso mettere Vlahovic, però anche Vlahovic tra il momento Fiorentina e il momento Juve un po' ce n'è passato, cioè se vogliamo prendere i super regolari parliamo di tre giocatori, cioè ragazzi, Molina pure, ragazzi, Molina nullo in tutta la prima metà di stagione e poi super, sì, seconda metà. No, quindi secondo me questa cosa qui sarà ancora più accentuata in un anno dove anche adesso ci sono anche tante interviste a preparatori, allenatori, proprio su questo fatto della preparazione, perché comunque noi siamo anche abituati a tante squadre, ricordiamo ad esempio il Verona di Juric, faceva una preparazione, cioè si vedeva chiaramente fatta per partire bene, primi 3-4 mesi lì ti salvavi a posto. Che aveva Silvestri, che se lo ricorda, perché Silvestri era praticamente un fenomeno i primi 6 mesi, poi prendeva da chiunque alla fine. Anche l'Empoli dell'ultima stagione, se vogliamo, un po' questo tipo di... cioè parti benissimo, però poi una volta... Juric anche meglio. Cioè Silvestri, una volta che sei salvo... preso a uno per fare plusvalenza il primo anno del Verona e poi sì, portiere titolare, e l'anno dopo ripreso a 5-6 crediti. No, ma però più che sulla porta essere in generale, cioè secondo me ci sono molte squadre, posso pensare alle o neopromosse, quelle che devono salvarsi, come strategia può essere intelligente dire parto a bomba, così esatto, magari mi becco l'Inter, la Juve che sono impegnati in Champions, quindi fanno più turnover, invece noi non abbiamo niente da fare, puntiamo tutto sul campionato, e poi arrivo al Mondiale, quindi metà novembre, magari più tranquillo, cioè non dico salvo, però comunque tutti i sistemi un pochino già prima del mondiale. No, poi, e poi sono squadre che hanno anche ovviamente molti meno giocatori impegnati, perché le big hanno 10-15 giocatori al mondiale, poi con le liste definitive ovviamente aggiorneremo, mentre ci sono squadre che avranno uno o due giocatori, cioè ovviamente un anno promosso non è che può avere i giocatori che vanno... o magari qualche nazione un pochino più, o qualche nazione Toro, sono... Bologna, cioè magari squadre così che possono pensare di fare una partenza fortissima. È come se fosse una, sì, è come se fosse un po' una Coppa d'Africa che siamo abituati ad averla in mezzo al campionato, che però ci dimostra anche l'anno scorso come non per forza, cioè mi ricordo c'era questa anche paura di giocatori Coppa d'Africa, allora li evito tutti perché vero, alla fine comunque ci sono stati alcuni che effettivamente, cioè che sì, comunque complessivamente stagione deludente. Traoré va in Coppa d'Africa e torna fenomeno, quindi ci sono, vero, anche delle situazioni particolari di giocatori. Poi, vabbè, poi ci sarà tutto il Covid, quindi comunque sì, diciamo la stagione sarà lunga. Un giocatore che normalmente gioca potrebbe risentirne, no? Cioè di andare al mondiale o all'evento, perché effettivamente Traoré non è che giocasse tutte quante le partite, cioè il Koulibaly ci ha messo 2-3 partite, Koulibaly ha fatto anche un paio di errori clamorosi al ritorno dal... Sì, dal... no, ovviamente lì ovviamente è diverso, la Coppa d'Africa perde le partite di campionato, quello ovviamente è un'altra cosa, però dico, vedendo poi a un certo punto, dal punto di vista della forma, anche ad esempio un intoppo come può essere il Covid, che magari può avere anche più probabilità di prendere se vai... se vai al mondiale o comunque tornando facendo questo tipo di viaggi a dicembre, tra l'altro abbiamo visto cioè, giocatori, cioè, poi magari è un caso, però Brahim Diaz era partito benissimo, poi prende il Covid e non si è più ripreso, cioè la sua stagione è finita al 10 ottobre praticamente. Vero. Anzi forse anche prima, cioè, forse manco ottobre è arrivato, quindi ci sono comunque una... e cioè, per questo torno al discorso di prima, per cui fare comunque una rosa magari con tante alternative può essere vincente, soprattutto se non avete
fantallenatori che fanno molti scambi, perché poi quello abbiamo visto anche l'anno scorso, sì. Fantallenatori disperati, ma da me non fanno scambi, allora lì chiaramente l'asta devi farla alla perfezione. E se invece fanno scambi, siete un pochino più poi liberi. Intanto vi leggo al volo, Pogba, che c'è la conferenza in corso, l'hanno chiesto sul ruolo. Andiamo a chiudere la chat nel frattempo. Ok, vai. Andiamo a chiudere la chat. No, ha parlato del ruolo, gli hanno chiesto dove si trova meglio e ha detto a sinistra, a destra, in un centrocampo a tre. quindi diciamo, quello ovviamente che si sapeva. Quello che avevamo visto guardando le partite senza avere i patentini, sì, che Euro, tanti, B5. Tanti non avevano visto, però, che sembra scontato, però poi andava allo United in nazionale, lo mettevano tipo davanti alla difesa. In nazionale ha vinto il mondiale, ha fatto un europeo comunque clamoroso, la Nations League, giocando da mezzala, cioè comunque basta guardare la partita, poi... ecco. Il fatto è che Di Maria che dice alla destra, cioè sembra tutto pronto, un 4-3-3 fatto e finito, cioè questa volta Allegri... deve solo arrivare Allegri a rovinare... Cioè veramente non so cosa possa andare storto quest'anno, nel senso il modo è quello, hai proprio... Cioè hai le mezzali perché hai McKennie... Zaniolo, come diceva Alessandro, l'acquisto di Zaniolo da niente, così... Ci serve Zaniolo, regà, cioè, questa era veramente da Boris, era scena di Boris, o debotto, compriamo Zaniolo. Sì, perché effettivamente Zaniolo ha giocato anche trequartista, bene, però dovendo scegliere una fascia dalla parte di Maria, quindi... poi comunque l'esterno è giusto che se giochi con gli esterni, cioè con le ali offensive... È giusto averne tre per due posti molto forti, perché comunque è un ruolo dove veramente fai il cambio sistematico. Poi certo, tenere Zaniolo in panchina, Chiesa in panchina, però Chiesa comunque lo sappiamo cosa ha avuto negli ultimi mesi, quindi non è che puoi dire faccio la stagione con Chiesa, no, Di Maria. Ma infatti sarebbe una follia. Strano, però, cioè, mi fa strano che l'acquisto, però, come diceva Ale, non sia un piede destro, magari. Infatti, forse per, è più per quello. Oppure un giocatore che comunque gioca su quella fascia, tipo Kostic, no? Comunque gioca da sinistro a sinistra per fare gli assist e ce l'hai già, tra virgolette, in casa quello che gioca dall'altro lato. Comunque, allora, io come vi dicevo ho fatto già una primissimissimissima bozza di guida di slot praticamente. Io quindi direi scegliete voi il ruolo, tanto sono cose, guarda, che guarderemo live. Chiudiamo, facciamo i tre bit che sono rimasti e poi apriamo sta parentesi. Sì, allora, Bimbo di Scamacca. Ok. Allora, questione porta, ho sempre optato per il top, ma quest'anno, a parte Szczesny, Magna, gli altri comandanti avvicinano, rischi di pagarli molto. Napoli in dubbio, Lazio peggio da vedere, nel senso se è peggio dell'anno scorso non lo so. Forse Roma, voi che ne pensate, coppia o porta top con i due suddetti? Capitolo portieri in realtà, intanto grazie di Scamacca, 13 mesi, capitolo portieri in realtà sarebbe un gran capitolo, forse ne parleremo meglio nelle prossime settimane, proprio con dei focus specifici. Dobbiamo fare ancora delle analisi sulle coppie, sugli accostamenti. L'anno scorso avevamo fatto con i big, magari con uno come Szczesny, andare a vedere quando c'era magari Inter-Juve, quella lì, e quindi prendersi il terzo portiere mirato, sapendo già che comunque è un rischio, cioè rischio tra virgolette, nel senso è comunque una mossa che non è sicura al 100%, perché tu prendi magari Milinkovic del Torino, dici ok, metterò lui quando c'è Juve-Inter, poi arriva Juve-Inter e gioca Berisha, quindi devi comunque mettere Szczesny. Allora uno dice a sto punto cosa fa? Ma mi prendi tra il portiere della Juve se poi devo spendere magari dei crediti in più, quindi è tutto un po' da, diciamo, da valutare. Io ribadisco, 4 portieri, 2-2, così fate magari Szczesny, okay, Perin e Milinkovic e Berisha del caso. Però poi si pagano, comunque... Io l'anno scorso ho fatto una con i 4 portieri e li paghi, perché ovviamente avendo uno slot in più tutti quanti si vogliono prendere un portiere in più, quindi non c'è più. Magari si può fare un 501 simbolico, dai un fantamilione in più per prendersi il quarto portiere che... cioè diciamo che il quarto in teoria è uno che prendi per forza uno, a meno che uno non voglia fare, però lì non ha neanche senso. Io invece ti giuro, l'anno scorso ho fatto assa. Ah, eravamo in 10 prima dell'inizio del mercato, c'erano avevo messo i 4 portieri. No, magari una regola, per cui cioè possono essere 4 portieri, ma massimo di 3 squadre, che non puoi fare tipo 4 diversi. Che può, cioè, se hai 4 portieri, può anche essere un'idea dire mi faccio i 3 che girano, ma con uno in più, quindi tipo certo. Consigli, Silvestri, cioè di portieri così, però ne prendo 4. Quindi dico su 4 magari mi becco la sorpresa dell'anno.
rimangono poi comunque per rispondere alla domanda così velocemente, secondo me Magnan Szczęsny, c'è molta differenza, cioè, oltre poi a livello a livello di campo, poi ovviamente parlerà al campo, ci possono essere sorprese positive e negative, ma a livello di asta, secondo me Magnan, dopo la stagione che ha fatto, pure con un po' questo hype di uomo assist che ti può regalare, poi è vero che Szczęsny ha i rigori, però secondo me Magnan ha Dipende una pure chi valutazione. arriva alla Juve come difensore davanti a Szczęsny, No, secondo sì, me. certo. Perché poi se gioca Bonucci e Gatti, ci può stare che dice: vabbè, io so Però Szczęsny, Magnan non è me lo proprio prendo. considerato, cioè, da modificatore anche più Magnan, ad Sì. esempio, anche in viola, cioè tutto in viola, da Tutto. modificatore, cioè, Ma ti secondo me faglia. quest'anno si paga con distacco sugli altri. Ed è proprio quello che vedo come certezza, cioè, poi anche con pochi non è che dici ah, mette Perin, me lo fa riposare. Cioè, Magnan, se sta bene, gioca lui, quindi cioè, vedo proprio Magnan sopra tutti. Poi sugli altri bisogna vedere molto l'asta, cioè Handanovic, Onana, magari Onana, cioè se ci fosse l'asta adesso, dopo quello che ha detto Inzaghi, Onana lo paghi 2-3, non è che devi pagare 10 Onana, cioè se no glielo Certo. lascia, cioè uno che ha detto Handanovic è titolare, Handanovic si paga l'asta, poi le stagioni sono lunghe e tutto quanto, però No, poi quando fai l'asta. c'era una riflessione che facevamo con Ale qualche settimana fa. Secondo me, in un fanta di persone capaci, in realtà tu la coppia Handanovic-Onana non la paghi tanto. Perché io, sinceramente, da fantallenatore qualcosa capisce, ecco, mettiamola così. Non è che ti vado tanto a rompere su Handanovic-Onana, non è che bramo proprio di fare Handanovic-Onana immediatamente. Quindi non andrei a rilanciare all'infinito Onana e Handanovic a No, ma lì Guglielmo. secondo me dipende molto anche dalla Invece, Lega, cioè. in un fanta di persone che comunque giocano, sanno giocare, ma fino a una certa, dice: no, no, io mo te li faccio pagare tantissimo perché gioco tutte e due. È la classica situazione in cui dico: va bene, non sono affatti miei, non sono fatti miei, me ne frego, fate quello che vi pare e io sto lontano. Però, fra giocatori capaci, secondo me, Handanovic Onana può essere comunque una buona porta che paradossalmente non pagate neanche così tanto, perché se il titolare è Handanovic. Comunque non è che la gente brama di pagare tantissimo Handanovic. A quel punto, una volta No, ma sistemato. Handanovic infatti non ha una grossa, non ha grosso hype, diciamo. E secondo me potrebbe essere un'accoppiata che magari pagate anche meno della porta Juve, presa in toto. Cioè, la paura al contrario, no? Oggi siamo un po' sul controintuitivo come puntata. No, ma Potrebbe poi essere sui controintuitivo. portieri, secondo me, cioè i portieri, cioè, o c'è tipo Magnan che magari fa, non so, la super stagione, che comunque quest'anno Magnan. Cioè, è stato il migliore, ma non c'è stata una differenza così clamorosa con gli altri, nel senso che cioè, è stato il migliore, però non è che se cioè, tra Magnan e Szczęsny non c'erano queste 10 categorie di differenza No. a livello di Fanta. Quindi, cioè, ad esempio, se paghi, consideriamo anche l'anno scorso, cioè, consideriamo che ripetono la stagione dell'anno scorso, tu paghi Magnan 50, paghi Szczęsny 30, è meglio Szczęsny. C'è un discorso di prezzo, poi, cioè quello stesso dicevi, cioè, se Handanovic e Onana li paghi la metà di Magnan, faccio un esempio, diventano meglio perché poi con quei soldi che risparmi prendi più gol, ma con i soldi che risparmi magari ti puoi andare a prendere un attaccante più forte e allora poi avere una squadra più forte. No, guarda, il Puzza di caso Meretto di Fabbri che dice esattamente quello che dicevo io, cioè lui dice: Memory di Meretto Spina, le parole di Spalletti, Handanovic Onana li paghi di più. Ma li paghi di più perché tu sei Memory perché segui il fantacalcio e sai giocare al fantacalcio. È esattamente quello che dicevo. Se io gioco con persone che sanno giocare al fantacalcio, su Handanovic Onana mi faccio tranquillamente i cazzi miei. Sì. No, Perché poi magari, attenzione, però, attenzione, in io ho maniera detto. controintuitiva diventa una posizione in cui se ci facciamo tutti quanti i cazzi nostri, magari li paghi poco perché non ti No, vai a tra l'altro, impicciare. sì, tra l'altro poi Merezzi era rotto durante la pausa nazionali, proprio in piena asta, quindi lì c'era stato un po' un caos Esatto. che comunque un po', non dico che si cioè, non dico che si annusasse, però almeno per le prime sapevi che comunque devi mettere per forza Ospina, quindi comunque anche l'Atalanta aveva una situazione simile. Quindi io poi prima ho detto al momento, cioè tu fai, è molto, molto importante anche tutte le varie dichiarazioni amichevoli, cioè dopo che Allegri ha detto McKennie fa 10 gol, il giorno dopo lo paghi di più, una settimana dopo se lo sono dimenticati lo paghi comunque meno, cioè è importante anche la tempistica. Quindi se l'asta fosse oggi sono fresche le parole e quindi paghi di più, paghi tantissimo Handanovic e paghi pochissimo Onana. Magari tempo un mese, quando ci sarà l'asta il 12 agosto,
Handanovic fa due papere in amichevole, Onana gioca al secondo tempo, para tre rigori, allora lì inizia a parlare, si inizia a dire ma Onana vuoi vedere che è meglio, eccetera eccetera, allora lì già si va a cambiare. Quindi a questo punto, già che siamo sui portieri, vai. Anche per partire più soft, io ho messo un Magnan da solo, cioè Magnan categoria a parte, quindi top, diciamo, poi magari super top. Poi lì da definire, perché potrebbero esserci super top anche negli altri ruoli, diciamo. Beh, cioè, sì, c'è dai. Un po' questa sensazione per staccarli, diciamo, dai top. Quindi Magnan primo. Il secondo, secondo me, è Szczęsny. E poi ci sono... Cioè, io metterei Handanovic, Rui Patricio, sì, come, diciamo, podio. Vabbè, anche Napoli. Ci mettiamo anche Napoli, Napoli vorrei un attimo capire come chiudono, perché... E questo ok, però secondo me se non chiudono in maniera tremenda, io porta Napoli presa come accoppiata. No, a me la porta Napoli piace, perché Spalletti comunque subisce pochi gol, però lì voglio capire... Cioè, se è Meret da solo, comunque Meret non mi fido magari 100% di aver solo Meret, che magari fa qualche errore. Poi, certo, rimane come tanto quell'errore far tutti, possono far tutti, l'errore isolato, secondo me. Io ce lo metterei comunque più per essere la porta di Spalletti e di uno. Poi, è chiaro, vediamo il Napoli, perché il Napoli perde Koulibaly, non chiude un secondo portiere che non è Meret, è chiaro che ti fai un pensiero in più, questo è chiaro. Però allo stato attuale... Sì, lì ancora... Secondo me può valere la porta... Secondo me è ancora un po' dubbia la questione, nel senso che, ad esempio, c'è Sirigu, che è uno dei nomi. Cioè, lì, secondo me, in base a... Cioè, potrebbe anche diventare un'occasione clamorosa la porta del Napoli, perché... Cioè, magari già un Meret Sirigu, non è che dici Sirigu questo appeal, comunque prendi entrambi, perché comunque entrambi li devi prendere sì, per forza. Smesso, dai, è smesso, hanno smesso tutti di fare... E quindi, cioè, magari un Meret Sirigu ti costano un terzo di Magnan, perché tra tutte le varie cose negative che si dicono, e magari riesci a fare un... Però appunto a livello di prezzi, Meret Sirigu rispetto a Handanovic e Onana, in teoria sì, c'è differenza rispetto a Szczęsny, quindi... Diciamo in questo momento è tutto live, ovviamente, cioè manca un mese, quindi l'idea è proprio io li vedo in ordine, cioè la porta del Milan sarà la più pagata probabilmente per distacco, poi dipende quanto sarà l'entusiasmo dietro la Juve, perché poi appunto c'è la porta Juve che sai comunque un po' storicamente, no, l'idea che lo vediamo anche nei ballottaggi, no, la solita storia che diciamo da un paio d'anni ormai, cioè ragazzi la Juve non è più la Juve trita, ah no, quello sì, chiaccia quello sassi, sì, trita tutto, invece c'è sempre questo terrore, no, di mettere il giocatore contro la Juve come se oddio che deve succedere. E poi sì metti in ordine, metti la porta dell'Inter che chiaramente sta lì anche in via del ballottaggio, no, serrato, e quindi dell'opportunità. No, il fatto è anche capire come, cioè, per i portieri in realtà paradossalmente si potrebbe far pure un elenco, cioè fai dal primo al ventesimo, tanto sono pochi, però diciamo linea di massima li abbiamo sempre poi raggruppati per delle mini categorie, quindi in teoria Magnan top e semi top, gli altri quattro, diciamo, quindi Handanovic, Szczęsny, Rui Patricio e Meret, poi ci possono essere delle piccole sali scendi, cioè ad esempio Szczęsny è un semitop alto e Meret in questo momento semitop basso, cioè ci sono sempre poi all'interno della stessa categoria dei prezzi diversi, e poi sotto questi Atalanta e Lazio, cioè diciamo le altre due big che però nell'ultima stagione, cioè lì paghi anche uno storico dell'ultima stagione disastroso, cioè Musso, cioè, sono state i due flop a livello di big come portieri, cioè Musso Atalanta e Stracoscia Reina, più Reina che Stracoscia nella Lazio. Poi su queste, cioè ad esempio Atalanta, vedere come, cioè ad esempio mercato per ora Atalanta un po' bloccatino, cioè Ederson è la stessa squadra l'anno scorso, quindi capire anche un po'. Ad esempio, già la Lazio comunque sta facendo una squadra comunque importante. Sì. La difesa l'ha rifatta, quindi comunque i Romagnoli, Casale, quindi comunque magari può essere più interessante, visto che anche quello che si Lazio porta da disastro, eccetera, eccetera. Magari allora lì
peggio dell'anno scorso non può fare, sicuramente verrà pagata meno e magari può essere un'occasione. Il discorso è che se fa come l'anno scorso, occasione o non occasione, ti trincia al fantacalcio, Sì, no, l'anno scorso è stata abbastanza pesante. Cioè lì veramente una bella... Perché significa magari andare a fare in Fanta 8 con la porta del Sassuolo fissa titolare. Perché tu dici, la porta del Sassuolo, non la metteresti sempre titolare in un Fanta 8, la porta del Sassuolo. E poi ci sono quelli sotto a questi big che sono molto da valutare in base al... cioè diciamo anche al mercato, se vogliamo, comunque un po' la pre-season. Sicuramente il Torino, cioè comunque Juric ha dimostrato di essere uno che prende pochi gol, quindi cioè a me la porta di Juric in generale è sempre piaciuta. Piace, c'è un problema di portieri, cioè se prendessero anche un portiere che para... Non sì, sarebbe... esatto, se, cioè, se soprattutto uno che sai che gioca solo lui. Cioè, è pazzesco quando prendono pochissimi tiri. Cioè, le squadre di Juric prendono, cioè, non c'è mai che prendono 15 tiri, come magari succede tipo all'Empoli con Vicario che fa mille miracoli. No, dateci prendono... Vicario al Toro, dateci Vicario al Toro. Un tiro, un gol, e io non ho alcun problema. Io so già chi compro. Infatti, volevo seguire anche magari Vicario, poteva andare alla Lazio, poteva comunque diventare interessante, perché comunque abbiamo visto che è un portiere anche spettacolare, che prende buoni voti anche per i tipi di intervento che di interventi che fa. Diciamo che poi in generale, quindi ci sono quella serie di portieri che, cioè, facendo banalmente il calcolo, Magnan, Handanovic, Szczęsny, Patricio, Meret, Musso e Maximiano, sono 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sono, diciamo, le 7. Ci sarebbe anche la Fiorentina, comunque. Sì, c'è la Fiorentina. Però diciamo che la Fiorentina... meglio della Lazio l'anno scorso. Esatto. Però, non so, penso che facendo... Intanto Fabri mi sa che non riesce a entrare perché... sta seguendo la conferenza di Pogba, che sta lanciando diversi missili anche nei confronti dello United, quindi all'estero sono abbastanza interessati. E poi c'è questa cosa che stiamo verificando, molto importante, di Koulibaly e il Chelsea. E questa è un po' la notizia che può essere davvero la notizia del giorno, comunque la notizia dei prossimi giorni. Ha un contratto a dirigente anche lì? Cioè, questo giro difensori che, se Koulibaly dovesse andare al Chelsea, sarebbe praticamente perfetto, tranne che per il fantacalcio. Cioè, Skriniar va al PSG, Koulibaly va al Chelsea e De Ligt va al Bayern. Tutti contenti, tranne chi ha zero difensori da prendere, perché vanno via tutti. Infatti, e chissà chi prendono poi dopo. C'è da fare la Juve... Le squadre in sé. La Juve in teoria, anzi anche in pratica, cioè uno ne prende al posto di Ligt, e se non sarà Koulibaly a sto punto sarà, a meno che non sia Bremer, se ci dovessero succedere cose molto particolari sull'asse Inter-Skriniar, ma arriverà dall'estero, quindi comunque un sostituto di De Ligt ci sarà, a livello di listone parlo, quindi va sì, via. Sì, appunto, nel senso... Adesso non so se... Non so quali siano i nomi in ballo per che non fossero... Non siamo, no, l'ultimo uscito è quello di Pau Torres. Quindi Pau comunque Torres. Che costava poco al fantasy, sì. All'europeo. Fantasy football. No, comunque mi aspetto un profilo importante. Cioè, un profilo alla Koulibaly. La Juve voleva... Vuole Pau comunque Koulibaly, quindi... sarà un profilo quanti importante. Quanti credi potrei mettere su Pau Torres? Veramente pochi, penso. L'Inter al posto di Skriniar prenderebbe Bremer, e il Napoli al posto di Koulibaly potrebbe prendere Kim, però chiaramente a livello di fantacalcio, cioè un conto far l'asta per Koulibaly, un conto far l'asta per Kim, poi buonissimo, no, diciamo, giocatore. È interessante, perché poi se ci spostano tutti gli esterni a centrocampo e ci vendono tutti i difensori centrali, bello fare l'asta per la difesa l'anno prossimo, cioè sono veramente... A questo punto andiamo, allora, i portieri poi ci torneremo, perché poi analizzeremo anche i vari low cost. Prendere al volo i tre vai, interessanti? Vai. Allora, prendiamo. Marco Zuli, che dice: ciao ragazzi, 17 mesi con noi, quest'anno prima volta asta prima della prima giornata, della chiusura del mercato, avete qualche consiglio utile?
grazie mille. Quello che dicevamo, provo a puntare su quante più certezze possibili, avendo la cura magari di completare il reparto con qualche scommessina, calcolando che comunque se fai l'asta prima della chiusura del mercato, prima dell'inizio del campionato, farei comunque un'asta di riparazione di lì a poco, e quindi magari quei buchi che ti ritrovi nelle prime 4-5 partite li vai a coprire all'asta di riparazione. Però magari l'investimento grosso fatto su giocatori che non hanno rumor o che sono sicuri del posto ti aiuta in quel momento specifico delle prime 4-5 giornate a non restare appeso, a non arrivare... No, poi sì, per i tanti anche che comunque magari è la prima volta che fanno l'asta prima perché erano magari abituati a farla dopo, però quest'anno ci può anche stare di dire quest'anno dai la faccio prima. A sto punto l'unico vantaggio che c'è è provare a prendere quelle scommesse che poi si prendono dopo. Quindi cioè, a quel punto dici la fai prima, prova non dico prendere tutte, però comunque prova andare magari su quei nomi che il giorno possono... stesso c'è la notifica di SOS Fanta che dice c'è il Chelsea su X e X è un secondo slot al Fantacalcio e magari lo paghi 5 crediti perché è arrivata la notifica. Sì, oppure sì, sfruttare questo tipo di... c'è un po' di trading praticamente. Esatto. Cioè, sfruttando... cioè, comunque chi ha preso Vlahovic quando stava per andare all'Atletico, cioè noi abbiamo visto anche chi l'ha preso a 50, sì, 60 30, cifre. 40 crediti. Sì. O anche il De Paul gli anni scorsi, quando è stato ad andare via, lo prendevi a non tantissimo e poi dopo faceva il fenomeno. Cioè, quindi... 212, ciao sì. Ragazzi, consiglio regolamentare, preferite lo svincolo di un calciatore durante l'essere preso al prezzo di storno, al prezzo pagato all'inizio iniziale, al prezzo pagato durante l'asta. Io non ho preferenze, l'importante è che lo stabilite prima, non è che c'è una... Sì, no, io ho una preferenza non sul prezzo pagato all'asta, cioè se il prezzo pagato all'asta proprio a livello teorico diciamo una cosa che favorisce, più fai l'acquisto sbagliato più, certo. Più anche proprio per queste però magari io ti dico, pensa a chi magari fa l'asta il 25 agosto e poi fa l'asta di riparazione la settimana dopo. Cioè, difatti, sì, per due giornate si dimezza il prezzo del giocatore. Cioè, secondo me dipende molto da quando fate questa cosa. Perché fate l'asta a mercato chiuso, è chiaro che c'hai ragione tu. Non ha alcun senso che... No, qui non specifica, perché Biv chiede proprio asta di riparazione, che in teoria è quella di gennaio a livello proprio di definizione. Allora, quindi non so se... Sono d'accordo diciamo con che te. A livello di gennaio sì, cioè mi ricordo ancora gente con Suso Piontek l'anno quando poi sono andati via a gennaio. Che follia, ti riprendi. Li avevi pagati da top praticamente tutti e due, tipo non so, 150 Piontek rimpiazzati presi. Sì, cioè ti prendevi chi volevi, quindi premiato per aver fatto due acquisti totalmente sbagliati. Quindi sì, ci potrebbe stare a sto punto il 50%, poi c'è anche una questione di sfortuna, penso a Chiesa che si fa il crociato, quindi magari andare a mettere delle clausole per cui, cioè se c'è un crociato è un conto, se va all'estero è un altro. Mi ricordo anche l'anno di Boateng che stava facendo benissimo, non so, solo da centrocampista giocando attaccante, poi va al Barcellona che mi dice cioè, mi devi rovinare il fantacalcio, e poi il Barcellona non ha mai giocato. Vabbè, comunque sì, provate comunque a regolamentare bene tutto prima. Cioè, questo è sicuramente fondamentale. Joe dice dal Canada, grazie mille intanto. Questione sul mod. Cioè, tutto un calcolo del mod. Aiuto, allora, aiuto. Meno la media del 6 prende 0, con la media del 6 prende 0, non potete fare un mod normale? Un mod normale, allora, la media del 6, con la media del 6, tre difensori e il portiere prendete un punto, con la media del 6,5 prendete 3 punti, con la media del 7 ne prendete 6. Basta. Ecco, cioè, dalla media del, per esempio, dalla media del 6 alla media del 6,49 prendete comunque un punto, dalla media del 6,5 alla media del 6,99 prendete comunque 3 punti. Fermatevi a questa cosa, non vi complicate la vita, è già difficile quest'anno. E abbiamo tante domande, è il momento giusto nel senso di fare questo tipo di domande diciamo generiche, regolamentari. Matt chiede, tanto grazie per i 5 mesi. Ciao ragazzi, se confermate i cambi modulo, modificatore penalizzato e rivalutazione definitiva del mantra, cosa ne pensate? Non ho capito. Non ho capito. Forse c'era al posto confermate i cambi. Cioè, se li devono confermare nella loro lega o se devono...
prova a riscrivercela, Matter, che non ho capito. Rivalutazione definitiva del mantra. Cioè, se dici cambi modulo a sto punto faccio il mantra, o cambi modulo al mantra. Ma sicuro, figurati, però non capisco, cambi modulo chi le ha confermati? Qual è l'entità che ti sta imponendo i cambi modulo, scusami? E il modificatore penalizzato. No, ricordiamo che su Lega Fantacalcio o un'impostazione, esatto. Questo qua lo ricordiamo sempre, tutto modificabile. Io continuo a rompere le scatole ad Alfredo e Fulvio per avere un'impostazione good to go, e sono pronto anche a fare la versione di Ludo del Fantacalcio base, però non me la fanno fare, ragazzi, quindi al momento potete customizzare e rendere personalizzato tutto quello che volete. Chris, poi 18 mesi, che è uno dei grandi record del canale. L'anno prossimo da mantra 10 a 12. Domanda per Fabri: mercato in entrata e in uscita della Dea. No? Tutto, entrata e in uscita, no. Mercato dell'Atalanta, appunto, come ha detto, è un pochino bloccato, nel senso che è arrivato Ederson. Secondo me Gasperini vorrà un po' capire se Scalvini gioca in difesa centrocampo, se De Roon dove lo mette. Cioè, un po' magari proverà qualche modulo anche un po' diverso. Intanto, anche se Ilicic va via o no, visto che dovrebbe andare via, potrebbe andare al Bologna. E poi l'attacco, cioè, se davvero uno tra Zapata e Muriel va via, e se può arrivare Pinamonti. Per Pinamonti è testa a testa Monza-Atalanta, col Monza che vuole veramente provarci in tutti i modi. Quindi... Ma il Monza deve darci Suarez, non sì, Pinamonti. Sì. Il Monza deve darci Suarez, deve farci sognare. I questa cambi comunque è la spiegazione. Quindi... Tu diceva Quadrado va a fare centrocampista, senso, Gosens va a fare centrocampista. Il cambi ruolo, quindi, ok. Esatto. Il modificatore lo faccio meno e allora gioco mantra. Vabbè, ragazzi, ma che giocare mantra sia meglio, a me sfondate la porta aperta. Cioè, poi penso che ci si debba adeguare. Comunque è bella dire l'istone non mi piace, allora a questo punto faccio direttamente mantra che faccio prima. Cioè, se mi mettono Dumfries a centrocampo, allora... Che poi, tra l'altro, posso dire pure che potete cambiare il ruolo. Vero, cioè, voi comunque ci sono sempre una ventina, una trentina di ruoli editabili, quindi se vi mettono di base Gosens a centrocampo e questa cosa non vi piace e non ci piace, potete tranquillamente decidere con i vostri compagni di Lega e dire io lo voglio difensore. E lo mettete difensore. Cioè, alla fine è una scelta che potete fare. Poi è chiaro che dovete mettere d'accordo altre 7, 8, 9, 10 teste. Non certo, è mai facile. Certo. Però... Vabbè, ci può stare comunque. Vedremo cosa succederà, però, nel senso, prima vediamo i ruoli e poi dopo ci pensiamo. Anche se su alcuni, devo dire, cioè tipo Di Maria, ci siete tutti un po' esposti... Devo dire che comunque su, ad esempio, su Dumfries e Gosens dell'Inter c'è ancora grande incertezza, quindi cioè, secondo me non c'è niente di confermato in un senso o nell'altro, c'è semplicemente un dubbio che penso, cioè io appunto spero che se proprio devono andare via Skriniar, De Ligt e Koulibaly vadano via prima del 26, così avremo, adesso poi ce l'ho già perché l'ho buttato giù per avere proprio un quadro, cioè avremo un'asta difesa senza praticamente giocatore. Cioè, se ci togliete pure Dumfries e Gosens, rimarrebbero Hernandez, che è proprio l'unico big che è sicuro, perché gioca 4, quindi non ha problemi. Molina, che comunque anche lui... Me lo metti in dubbio. Oltre al dubbio ruolo, magari va pure via. Perché comunque Molina pure mercato. Quindi sono di fatto finiti i difensori, cioè, ma diciamo che allora ipotizzando anche quelli in dubbio, cioè top Teo sicuro, Molina comunque se è difensore, se resta è ovviamente top dopo quello che ha fatto l'anno scorso. Ma poi non voglio scuro, perdonami, secondo me se viene spostato Gosens viene spostato anche Molina, perché poi il concetto è lo stesso. No, vabbè, io li metto tutti, cioè adesso certo. Anche, io metterei anche Dumfries e Gosens nei top in difesa, certo, se vengono lasciati in difesa. E poi da capire ovviamente Bremer all'Inter o non all'Inter. Secondo me un Bremer all'Inter va sotto questo tipo di giocatori qui, perché qui comunque sì, con Teo, cioè Teo, Molina, Dumfries e Gosens
sono tutti e quattro degli esterni che ti possono fare tranquillamente 6-7 gol, assist. Però Bremer l'anno scorso stranamente non ha fatto i suoi 5 gol di testa stagionali, e l'Inter segna tanto su calcio piazzato comunque, perché ricordiamo un paio d'anni fa. No, però prima comunque vediamo, cioè adesso lui è al Torino comunque, quindi vediamo, cioè una volta che poi arriverà all'Inter, poi ovviamente saremo live e vedremo tutto, perché poi c'è anche da capire, visto che l'Inter vuole prendere due difensori, cioè uno al posto di Skriniar se va via Skriniar, e l'altro al posto di Ranocchia, quindi vorrei anche capire come sarà la difesa lì. C'è, cioè, esempio un Bremer che mi gioca al posto, cioè da centrale, è comunque un conto Bremer... il braccetto, un conto al centrale, certo. Perché lui ha fatto molto bene da centrale, però ha comunque De Vrij, quindi magari c'è un po' di alternanza, cioè, quindi ci sarà poi da capire un po' la difesa dell'Inter. Vedo sotto questi Udoge, anche lui se resta, ma penso che a sto punto possa restare. Anche lui ruolo, perché comunque difensore centrocampista, anche lui è lì borderline. E l'altro Faraoni. Tomori. E Faraoni, io metterei anche fra i difensori. Sì, comunque. Faraoni forse appena sotto a livello di prezzo, a me piace tanto, perché già l'avevano detto, con Cioffi esterni eccetera eccetera, è comunque un giocatore che a livello di... Sotto Tomori sono d'accordo, però se mettiamo Udoge, secondo me io un posticino a Faraoni... Sì, vedi, sì, poi tutto da, cioè, manca un mese o due mesi addirittura per chi poi la farà, quindi cioè, si sta un po' componendo. Sarà sicuramente interessantissimo vedere il listone definitivo, cioè secondo me per la difesa il listone è fondamentale, perché poi sì, se andiamo a vedere centrocampo attacco, cioè ad esempio anche se mettono Dumfries e Gosens a centrocampo, non è che ti cambia, non è che ti stravolge il pacchetto centrocampo, cioè si vanno ad aggiungere due buoni centrocampisti, ma non è che andiamo a spostare Milinkovic, Pogba o giocatori del genere. Invece in difesa effettivamente ti può anche andare a influenzare tutta la strategia dell'asta, o addirittura dire mollo il classic per fare il manta, perché effettivamente se fai il modificatore, poi leggo un po' di nomi, c'è cioè Di Lorenzo, Calabria... Quindi è tutta una strategia di Fulvio in realtà. Cioè i bastoni dell'Inter, Kalulu, Rachmani, Bonucci, Rachmani, cioè, sì. I difensori alla fine sono, i buoni difensori sono 15 praticamente, cioè un modificatore con 4 in difesa come fai? Con 8, 10 o addirittura 12 squadre? Vai a pescare a caso, sì, vai, sì, la classica pesca a caso, e tu guardi e c'è l'avversario che ti fa il più 3 perché c'ha Samir, quella giornata ha preso 7 e tu neanche sai come sia possibile, dici Samir, Becao, guarda, anche ancora E può andare via pure Becao, perché può andare via pure Becao, cioè, esatto. Però sto vedendo Pelatone, lo vuole Gotti, eh? Ridateci Gotti, riprendici, ridacci il Pelatone nostro. Sì, lì andare a pescare quegli eroi incompresi dalla provincia che ti possono... Il Monza ha già preso qualcuno in difesa, magari ne vuole... ragazzi, eroi totale. Addirittura anche Jim City vogliono provare a prendere, quindi voglio fare il modificatore. Quindi è una situazione sulla difesa effettivamente, o anche magari per chi deve decidere se fare o no il modificatore, che magari, non so, lo volevano introdurre proprio quest'anno, oppure lo volevano togliere, non lo so. Il listone sarà importante, perché effettivamente avere, cioè togliendo quelli... Però il fatto è che Dumfries, Gosens, Molina, Udoge, mettiamo questi quattro, cioè secondo me non possono essere tutti e quattro centrocampisti, cioè questo penso sia una cosa, ma noi siamo oggettiva, nel giusto, cioè. Bugli, ma noi siamo nel giusto, è altrove, è nella mente di una persona che stimiamo moltissimo, a cui voglio molto bene, che però si creano queste idee di spostamenti, di avanzamenti di ruolo. No, ma secondo me avendo anche visto... Avendo anche visto le dirette, cioè comunque c'è un ragionamento di listone, quindi secondo me tutti e quattro è impossibile. Anche se avrebbe comunque una logica, nel senso dici, allora hanno lo stesso ruolo, allora li considero tutti. Però a quel punto devi mettere veramente, cioè anche Singo, anche Faraoni, allora dici, allora li metto tutti, però e poi allora rimango... Facciamo figli e figliastri, come direbbe mia nonna, occhio, quindi dopo... Dopo noi si parte, si va a Napoli, ci si inchioda sotto la sede e si dice scusate, no, perché uno sì e l'altro no. Ecco, questo un po'...
No, il fatto è che se invece caso contrario... Vorrei sapere quanto paga Fede Lucio, comunque. Potrei mettere in vendita il posto su eBay, come certe ragazze facevano con la propria verginità. Magari riesco... No, tutti... Invece poniamo il caso, tutti i difensori, cioè i vari Dumfries, tutti i quinti difensori, effettivamente lì tieni comunque una linea... cioè gli unici quinti che non sarebbero difensori, alla fine... E risulterebbero Lazovic, magari un Candreva, ma Candreva comunque non è un quinto, cioè se dovesse andare al Monza farebbe magari il quinto, ma Candreva è uno che fa mille ruoli, l'abbiamo visto, non so se ha fatto trequartista, mezzala, esterno, quinto, cioè ha fatti tutti, quindi Candreva non puoi avere il dubbio. Lazovic comunque è un giocatore diverso, cioè comunque arriva, cioè più alla Perisic, faceva l'ala e tra l'altro qualche volta anche con no, l'anno scorso no, ma con Juric qualche volta giocava anche nei due, quando aveva Di Marco Juric metteva a volte Di Marco a sinistra e Lazovic sotto punta nei, alla Caprari, diciamo. Vero. E potrebbe magari farlo anche quest'anno Cioffi, quindi cioè non, su quelli lì non è che puoi dire ah no, allora hai messo Gosens a centrocampo e non Lazovic, cioè, non penso sia una tesi così, no. Così che pesante. Quindi alla fine, cioè, a me altri non me ne vengono in mente, sinceramente, di quinti che dice ah no, però allora lui devi mettere anche quello lì difensore. Alla fine sarebbero tutti difensori e... Cioè, poi per me ruoli, cioè, ruoli anche ai tempi di Gosens, quelle polemiche, no, ma è un centrocampista. Cioè, non è che a fine, non è che uno lo compra in un ruolo poi te lo sposta. Cioè, il ruolo è quello, lo sanno, cioè, si sa prima dell'asta, devi essere bravo anche a sfruttare i giocatori che giocano magari più avanzati o comunque cioè che o tipo un Pasalic che magari a volte gioca a falso 9 o robe del genere, cioè i bug tra virgolette del listone poi vanno sfruttati, cioè questo è all'ABC proprio, cioè cercare quei giocatori che possono giocare più avanti come appunto i quinti, cioè giocatori come Singo, Faraoni, alla fine sì effettivamente giocano centrocampisti praticamente poi a livello di posizione. Quindi possono essere sicuramente dei giocatori che possono portare bonus. Sì, Candreva è uno dei nomi sul mercato, siccome di quelli da seguire, perché comunque arriva da una stagione importantissima, quindi comunque a livello di nome, quelli che hanno fatto bene, tendenzialmente li paghi tanto l'asta successiva, quindi... E però Candreva ha finito male, quindi sì, secondo me... Potrebbe essere proprio il nome che rischi di pagare meno, può essere magari un colpetto fatto bene, andare comunque per quei 20-25 crediti per cui andava anche l'anno scorso, perché anche due anni fa comunque non aveva fatto male a livello di bonus, l'anno scorso ha fatto meglio. No, poi a centrocampo sono tantissimi, cioè anche quest'anno c'è di nuovo l'abbondanza. No, il punto secondo me è questo, cioè cosa te ne fai di avere un centrocampista in più come Dumfries o Gosens? Che sì, forti per carità, però poi hai comunque Milinkovic, Pogba, Barak, Pellegrini, Barella, Malinowski, Çalhanoğlu, cioè sono tanti centrocampisti, quindi cioè, ad esempio per un discorso di modificatore uno rischia di fare un centrocampo a tre con poi dei fenomeni in panchina, magari azzecchi tutte le scommesse o non so, Ikoné lo prendi da quinto slot e ti fa 10 gol. Cioè ci sono tanti giocatori, quindi seguiremo tutte le evoluzioni di mercato, perché penso che cioè, a sensazione se Skriniar, De Ligt e Koulibaly vanno tutti via, secondo me ci saranno, cioè lì devi quasi riflessioni, lì devi fare una riflessione anche di listone, secondo me, cioè, anche proprio a livello vostro, sì, a livello anche di, cioè pensa al listone di solito ha sempre tipo dei difensori che costano un po' di più, cioè ha comunque dei top di ruolo sempre, cioè qui certo. Mancherebbero, cioè tranne Teo e magari qualche altro, quindi sarebbe anche un listone strano, cioè con Ranocchia fra i più costosi. Se cioè, perché tutti lì, cioè, lì i prezzi sono anche un po' standard, nel senso che magari hai il difensore medio forte che ti costa 12-13 e quindi devi metterci magari a quel prezzo lì un, non so, un Teate, cioè dico un Palomino, no? Perché effettivamente è il 20° difensore del listone a livello di, così, di forza.
Quindi questa settimana aggiorneremo sui difensori. Skriniar al PSG, che comunque è sempre lì ma non è ancora assolutamente fatta. De Ligt più Bayern che Chelsea, e Chelsea, se non dovesse prendere De Ligt, virerebbe su Koulibaly, come sta già facendo di fatto in queste ore. Quindi sicuramente ogni mercato è così. L'anno scorso avevamo Ronaldo e Lukaku via in una settimana, quest'anno abbiamo i difensori. L'anno prossimo a sto punto mi aspetto, qualche centrocampista, sfoltiamolo a sto punto. Centrocampisti invece sono sempre quelli, arrivano, cioè continuano ad arrivare, cioè arriva, esatto, un Pogba, arriva, che altro c'è, Kvaratskhelia comunque se fosse centrocampista, quindi centrocampisti ce ne sono tanti. Però appunto, mercato, punto esclamativo app, vedremo man mano, quindi porteremo avanti ogni martedì questo disco, cioè vediamo poi a che punto siamo, cioè con tutte le cessioni, arrivi, vedere come sarebbe l'Iston adesso, come sarebbero i top, semi-top, e anche lui secondo me rischia l'attaccante comunque, quindi... Tremendo. È mantra, bisogna fare il mantra e basta. La soluzione è il mantra, ragazzi, ve lo diciamo. Forse è Fulvio, è la manovra di Fulvio, effettivamente non ci avevo pensato. Sta tirando i fili, ragazzi, sta tirando i fili e vi sta costringendo, visto che tanto ormai non riuscite a lasciare il fantacalcio, lui sta tirando i fili per spostare tutto. Glielo dico, la prossima volta che viene là gli diciamo... la sua strategia l'abbiamo capito. Come si chiamava il ragazzo di prima? Non me lo ricordo. È stato il primo a scoprire questa. Ce l'hai detto tu comunque. Mattor. Mattor, vedi. L'hai capito. È stato il primo a capire. Fai il mantra, così tutto l'hai chiamato. Va bene, ragazzi. Ci vediamo settimana prossima. È il 19 la settimana prossima. Sì, faccio 7 giorni in più. Intanto al volo vedo Fabri Muschi dice: cosa sta a centrocampo? Si torna a quello di 2 anni fa. La sparo grossa, meglio addirittura di Pellegrini. Dai, la sparata grossa. Te lo posso dire io che comunque. Secondo chiudiamo così, riapriamo dopo Pasdalic. Pellegrini, c'è Gosens. Pellegrini. Iconi, già vedo troppi hype su cose a caso, troppe robe, non ho detto, convertitevi tutti ragazzi, ciao, ciao, tutti pastafariani, ciao.